Oh, cazzo, cioè, sempre volume acceso come sempre, tanto, cioè, io non lo so, devo fare sempre qualche cosa scema. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima live. Benvenuti, benvenuti a tutti quanti. E vi dico che se non avessi la lampada, mi sa che non mi vedreste proprio in questo momento, perché c'è un buio cosmico dietro di me, cioè non dietro, di lato a me. Davvero, se guardo fuori dalla mia finestra, vedo che c'è un angolo nero, dico, ma sono le 5, siamo sicuri? Questo è bello dell'inverno. Salve signori, salve signori. Allora, professore di Gione dice che sono un mask. E se non te la metti la maschera, allora c'ha pure ragione. Per il vaccino, signor Leo, io non so. Questo qua sono un po' dubbioso di questo perché è ancora un po' sperimentale. Dico, non lo so, dico, un sacco di cazzate hanno detto pure del primo vaccino in realtà. Però mia mamma insiste se lo vuole fare. Ho detto, vattela fa, io aspetto un po', semmai. Vediamo un po'. Bene, gente, oggi è la nostra prima live dopo l'update che hanno fatto e quindi hanno reso tutte le cose un poco più facili in teoria da gestire. Dico in teoria perché le tempeste romperanno comunque. In tutto questo, l'altra volta stavamo tipo a 300.000 dollari. Sono riuscito a recuperare in modi molto lunghi, ma sono riuscito a recuperare. E adesso ci abbiamo tipo un poco di roba. E alla fine bisogna vedere perché sai qual è il problema pure di sti vaccini? Che ogni volta esce una variante nuova. Quindi è sempre un sì. Sempre un se, un se, un se. Bisogna vedere. Tra l'altro, voglio far vedere un attimo un paio di cose prima di iniziare con Jurassic World. Perché voglio far vedere una cosa della modalità sandbox che non abbiamo visto ieri. Perché mi ero dimenticato di farvela vedere per bene. Ve l'ho spiegato, ma non ve l'ho fatto vedere, insomma. Io me lo so fatto. Te lo sei fatto? Come è successo qualcosa particolare? Nulla? Beh, per chi va a scuola penso che è più o meno obbligatorio. Hai provato? No, non ancora, signor Tony. Non l'ho provato e tra l'altro come Pokémon non mi piace proprio come aspetto in realtà. Vabbè, quello è normale, il dolore a braccio è un classico. E mo devo vedere se farlo. Mia mamma se lo vuole per forza praticamente, quindi boh. Ah, è vero, sì, pure io ho notato sto fatto, non ci sta il tour. Una cosa strana, ma effettivamente tu puoi andare a mettere quello del tour normale giurassico con la gippetta e più o meno ci sta, tra molte parentesi ci sta. Lo so fatto 3 mesi fa più o meno. Ah, vabbè, ma io dico la terza dose, le altre dosi le ho fatte ovviamente, prima e seconda le ho fatte, tutte e due, eh? 5 mesi. Eh sì, ma in teoria devi passare 5 mesi per fare il terzo in realtà. Ah, Alex Paperino, salve a lei. Eh no, la terza dose è quello stavo dicendo io, ragazzi, io non so, è molto dubbio su sto fatto. Vedi, chissà fa. Eppure il signor Raptor la pensa come me. Perché tanto c'è. Sapevo il problema. Chi va a lavorare, giustamente, se il datore di lavoro dice te la devi fare, assunto tu vai. Perché non ci puoi fare niente. Ecco, pure per chi va a fare gli sport, bravo Tony. Quindi per forza lo devi andare a fare, in un modo o nell'altro. Sì, ma penso più o meno ovunque dovrebbe essere così. Penso è una cosa normale. Infatti c'è il signor Xirtam che vi consiglio di seguire assolutamente. Eccolo qui. Appunto, Xirt. Appunto, signor Xirtam, che adesso è in pausa, ma è sempre con lui in realtà. Comunque, lui se l'è fatta perché purtroppo al lavoro gliel'hanno dovuto, cioè hanno detto no, tu devi fare la terza dose. Sì, per ora penso sì, che non è successo niente. Però pure un'altra vicina nostra se l'è fatta e ha trovato questa infermiera che addirittura gli ha fatto malissimo. Praticamente ha sentito sia l'ago che la medicina. Quindi potete sentire pure un po' male lei col braccio, eccetera. È sempre un punto interrogativo, ripeto. L'ho fatto. Ah, signor Alex, dopo la terza dose, che, come stai? Tutto normale, che si dice? Stato bene o male? Signor Xirtam sta bene. La signora che abita da noi, mo sta bene. Ma quando se l'è fatta ha avuto dolori esagerati un po' dappertutto. Pure il marito ha detto. No, lei solo i bracci. Ah, il marito dappertutto, lei solo il Marito, braccio. Ok, allora lei sul braccio mi dà dappertutto, ho sbagliato, mi dice la regia, la versione giusta della storia. Sono stato male per 2 giorni, e vedi, perché questa terza dose è più pesante in teoria. Però vabbè, ma tutto bene, dai, ora. Non lo so ragazzi, devo vedere se farmela, sinceramente, volevo aspettare che scadesse il Green Pass, perché quello in teoria mi scade aprile, mi pare. A sto punto l'ho da fare, che scaduto il Green Pass e stai a posto comunque, boh, bisogna vedere. Signor Samu, salve! Beh ragazzi, abbiamo perso un bel po' di tempo, facciamo subito questo cambio scena. Madonna,
Discord. Alright, ok, si dovrebbe vedere, penso. Sì, pure io, infatti così stavo pensando di fare, ragazzi, perché sinceramente a sto punto conviene. Allora, prima di continuare la nostra bella modalità di Jurassic World, volevo farvi vedere un attimo una cosa in sandbox. Come sapete hanno messo le varie mappe della campagna. Ma ne scegliamo uno, mettiamo proprio Washington che abbiamo visto ovunque. In teoria qua in mezzo dovrebbe poter, diciamo, essere selezionato come cosa, che tipo viene messo in modo piatto. Però ancora non l'ho visto, come si fa? Creativa, standard. Ecco qua, personalizzato dovrebbe essere, che hanno messo nuova. E appunto ci sta il livello medio che puoi personalizzare, e ci sta quello di livello predefinito, tempeste frequenti e nessuna condizione. E sereno. Ah, eppure tempeste poco. Ci stanno un sacco di cose che si può mettere, diciamo. Postazione di livello predefinito segue la, diciamo, come è predefinito nello stato di Washington in questo caso. Quindi tempeste di neve abbastanza frequenti, ma non esagerate. Sì, appunto. Io sono stato a Washington e fa schifo, da piccola. Sei stata a Washington? Davvero? Com'è? Non ci sono mai stato. Comunque ci sta pure il terreno, che ci sta. Normale che come lo vediamo tutti gli alberi, bello e simpatico. Oppure appiattito, che non ha né alberi né rialzamenti del terreno. Dovrebbe essere. Tanto vediamo un attimo com'è. Poi c'è la gradazione del colore, e questo è molto interessante. Praticamente cambia un po' la tonalità dell'ambiente, come succede soprattutto nel primo gioco. In realtà si nota assai, qua si nota un po' di meno. E praticamente possiamo mettere Jurassic World principale, Taiga, Montano, Jurassic Park e questo qua principale. Principale ovviamente segue il modello che sta qui. Taiga segue quello della saga, della Taiga, e Montano segue quello del Montano. Controlliamo un attimo. Tanto c'è stato pure fallimento sintetizzazione. Possiamo mettere no o sì, ovviamente. Non lo so, mi sembra di essere minuscolo. Siamo stati 2 giorni. Però guarda, quello è bello comunque, che sempre in Nord America ci sta in mezzo alle montagne, è bello. Io non ci sono mai andato, beh ragazzi, non mi sono mai. Dall'Italia mi sono mosso solo perché sono andato in Portogallo. Basta. Ah, e sono andato pure a. Come si chiama? No, le Seychelles. Perché dici sempre questa cosa? Ah, Sharm el Sheikh. Che quello è bello. Si mangiava così e così. Però era bello il posto dove sono stato. Dai, secondo me è simpatico il Raptor. Washington dovrebbe essere. Oh, non so parlare. Washington dovrebbe essere bella grande. In teoria, sì. Avrei avuto una. Ah, 7 arresti. Vi siete fermati 7 volte. Vabbè, quello è così che funziona purtroppo. Sì, Washington è pieno. Comunque iniziamo un attimo e vediamo come è appiattito, perché io non l'ho visto. Quindi in teoria dovrebbe essere tutto quanto piatto, senza rialzamenti troppo strani. Ovviamente se ci stanno le montagne in mezzo, quelle restano, che tu non puoi costruire là. E non dovrebbe avere gli alberi. Vediamo se funziona così. Saltiamo, perché tanto c'è una cosa veloce. No, saltiamo. Aishk. Ok. Sì, come potete vedere appunto non ci sta niente, tutto quanto piatto, liscio liscio. Tra l'altro qua sopra ci possiamo arrivare, perché qua sopra si poteva andare in storia. Ah! Questo è diverso allora però. Perché in modalità campagna tu partivi qua sopra. Mi chiedo se è perché abbiamo messo appiattito oppure se è così, perché non l'avevo vista sta mappa in realtà. Comunque è abbastanza grandicella, non è piccolissima, vedete? Questa è tutta la zona selvaggia che ci stava. Ed è tutta piatta, non ci sta né alberi, né acqua, né niente. Quindi è buono perché vuole iniziare proprio da 000 e si può costruire il parco come vuole in pratica. Molto, molto bella come cosa. C'è un sasso lì, tu ti sei salvato. Bene, va bene, continuiamo a fare la nostra modalità di Jurassic World, però in realtà. Aspetta, se volevo vedere. Vabbè, dopo la faccio vedere semmai quell'altra. Allora, dove sta? Teoria del caos. Yes, mettiamo questo vantaggio automatico, penso che va bene. Consigli computer da comprare. Quando fate questa domanda è sempre complicato, perché. Quando vuoi fare un computer, se lo vuoi già preassemblato è una cosa, e se vuoi assemblarlo tu, ci stanno vari pezzi che, diciamo, puoi scegliere. Dipende sempre dal tuo budget. Bisogna vedere poi quanti money puoi spendere. Perché per un computer bello potente, a meno un 800 euro, per un computer base, il mio era 400 euro, l'ho pagato 800, però poi l'ho potenziato e più o meno adesso sta a fare 1200, non è preassemblato. Praticamente ho preso i pezzi e poi me l'hanno costruito, ma alla fine così. Esatto, poi devi pensare fisso portatile. Ah, a Capodanno il signor Raptor si scatena in pratica.
Nella storia del triplo, infatti, però l'altra mappa, per esempio, quella con cui abbiamo costruito l'altra volta, quella di... che cos'era? Della California, era bella grande come mappa. Comunque, non lo so, devo controllare, ma poi controlleremo se perché era appiattito, allora hanno fatto... Vabbè, la parte sopra non la appiattiamo, lasciamo solo questa qua come piatta, oppure se in generale è solo quello, non l'ho visto. 800 non è meglio, non è il... sì, infatti era un computer base. Poi ovviamente poi l'ho potenziato, infatti però c'ho la scheda grafica che fa cagare. A livello di processore c'ho un buon processore, però la scheda grafica mia fa cagare, purtroppo. Infatti per questo sto giocando se, con la modalità bassa di grafica, perché sennò mi esplode. 1000 € è buono in realtà. 1000 € stai a posto, effettivamente. 800 ti arrangi un po', ripeto, però 1000 sì. Esatto, sì, una scheda video pesante. Adesso a parte che non la trovi. Perché non la trovi mai in assoluto, è difficilissimo che la trovi. Ma comunque costa assai. Vabbè, è vero però. Infatti non li ho spesi tutti quanti in una volta alla fine. Mi sono tenuti da parte e così così. Sì, costano un casino. Se le trovi paghi pure... No, non 3000 ma 1200, pure 2000 volendolo spendi solo per quello. Comunque noi dobbiamo fare una bella ricerca dell'Indominus Rex in questo momento. Guarda che bello Simon Masrani, che figone che è. A proposito, mi sono visto una cosa Lego che si chiamava, aspetta, Jurassic World Secret Exhibit, una cosa del genere. Ed era simpatico, non l'avevo mai visto. Posso farlo con l'Indominus Rex? Yikes, costa un bel po'. Allora, ce n'ho uno con... Mi serve. Più che altro ricerca più veloce, non è male in realtà. Allora, questo c'ha 9 e 4, 7 e 4. Questo ce la facciamo. No, ok, mi serve 5 qua. Allora aspetta, facciamo così. 9 e 4 e tutto il resto deve essere 6. 5 e 6 ce la facciamo pure di più, vai. A posto. Ok, mettiamola a fare nel frattempo. Siamo scesi comunque a 9, 9 milioni, mo. Scusate che vi leggo, eh. Oh, cavolo, aspetta che malattia non identificata adesso e ti pareva. Andate voi. Tra l'altro, adesso i medici possono pure curare direttamente. Un attimo che vi leggo, signori. Persona normale. Ah, grazie, signor Tony, per il Discord. Vabbè, c'è sta Mastrani, che poveraccio, già è morto male. Sì, infatti, ragazzi, se volete una mano lo facciamo in privato per il computer. In realtà ci sono tanti pezzi. Io posso consigliare il mio come build. Che tanto c'ho i pezzi salvati. Anzi, se andate sul canale Discord che ha mandato il signor Tony in descrizione, dovessi trovare nella chat vocale, mi sembra, sta scritto tutta la mia build. Se andate a vedere quella è la mia build, in teoria. Allora, stanno arrivando sti qua. Non ho messo velocità aumentata, ma in realtà mi conviene. Mentre arrivano i medici da laggiù. Veloce, arrivate! Ci vuole un po', eh? Inizia il mio show, cosa vuole combinare? Aspetta, vorrei rifare sintetizzazione, eccetera. Controlliamo questo che c'ha. Itto C'era un tempo in cui il nostro lavoro veniva sporidiosi. considerato una follia. Non è che lo curi, Dicevano che no? era Ah, ok, impossibile. scherzavo, non lo fanno Come più. adesso viviamo in un mondo Solo una con volta mi è capitato, dinosauri. allora scherzavo. Gli ibridi sono la fase successiva di questa catena evolutiva. Ma no, dottor Wu, perché L'Indominus non ti Rex fai i cavoli riuscirà a tuoi? mostrare a tutto questo. Ah, stiamo andando in perdita? Perché? Che si va in perdita? Che succede qua? Perché mi scendono i moni? Qual è il vostro problema? Stiamo bene, ok, qua stiamo spendendo soldi. Prima sotto controllo ci dovrebbe essere a posto. Aspettate, prima che faccio l'Indominus voglio fare in modo che il parco stia comunque bene. Allora, qui stanno tutti quanti a posto. Sono tutti quanti a posto. Qui stanno... Dov'è che manca? Qua giù. Ma ce l'avete uno qua, no? Che mi sta facendo pure spendere un casino di soldi, a quanto pare. Perché non siete felici con questo? No, vabbè, penso che piano piano si aggiorna. Madonna, quanti soldi sto spendendo, però. Dinosauro morto. Perfetto. Chi è morto? È morto un raptor. Vabbè, questo lo posso buttare pure perché tanto c'ho gli altri raptor. Effe. Aspettate che vi leggo, eh. Va bene, signor raptor, vai. I dino malati fanno perdere tanto, è vero. Effettivamente subito sono scesi i soldi. Devo bere? No, 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 aspetta, non fare cose. C'ho molta paura, anche perché non c'ho un bicchiere d'acqua pronto, quindi dovrei fammelo portare. Non lo fare perché già... Non... Vabbè, vai, 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 sono pronto.
Tra l'altro, non avete visto, ma qui in mezzo, oltre a Mosasauro, ci stanno un paio di altri animaletti che nuotano qui. Che preferirei non nuotassero in questo preciso istante. Abbiamo degli ittiosauri maledetti. Ora voi nuotate tranquilli, spero che Mosasauro vi mangi. Li ho messi in realtà con quell'obiettivo proprio, però non sono ancora morti. Quindi no, non va bene. Ah, peccato, e vabbè. Uccidiamo i mosasauri. No, gli ittiosauri, non i mosa. ragazzi, lo devo mettere comunque a un tot perché non è che posso parlare sempre con l'acqua in bocca. Allora, prima cosa. Ci serve una parte dove fare la gabbia per Lindo. Possibilmente una parte il più lontano possibile dal centro qua. Quindi. Abbiamo pochi soldi perché 9.000 ce la facciamo, però. Meglio avere di più. Meglio avere di più. Allora, volendo, io potrei allargare per di qua. Quindi potrei fare una cosa così. Allora, se sposto questo, sposta edificio, e lo mettiamo qua giù, che comunque copre tutti quanti, in teoria, se riesco a metterlo. Dai, dai, non lo tocchi nemmeno a quello. Ok, si ricopre comunque tutti. Questo lo spostiamo. Poi continuiamo la strada e ci mettiamo una bella galleria panoramica che va semmai verso di qua, diciamo, no? È un poco più lontano, ma non esagerato. Poi ci facciamo la strada, sempre questa qua grande perché se no i visitatori dicono: ah, ma no, stiamo troppo stretti. Poi ci stai Covid e tu mi facci stare stretti. In questo caso tu dici: va bene, ci avete ragione, signori. Avete ragione, quando ci avete ragione, ci avete ragione. Ecco qua. Ok, un po' una bella curvetta. Ci vuole un po' di energia. Sotto ci mettiamo quella grande. Dove sta quella grande? Sottostazione grande. Ora disponibile! Punto esclamativo. XD. Allora, aspetta, ve la metto. Posso mettere qua giù volendo. E poi facciamo che si collega a questo pilone. Yes. Allora, immagino che l'Indominus Rex abbia bisogno di un bel po' di spazio. Quindi, tra l'altro, penso che qua va bene come la stazione sta lì. Vediamo, aspettate che vi leggo, Dark, prendi molto spazio per l'Indo, metti il tour. Il tour, sicuro? Dentro l'Indo? Sicuro? Non è un poco rischioso? E lui ha detto che Napalm non lo... è vero, ha ragione. Non lo usate, avete le mascherine. De Luca è aggressivissimo con tutti i lanciafiamme, eccetera. Allora, ovviamente livello 5, ma non servirà più di tanto. È venuto a storto, maledizione. Non volevo questo, non volevo questo. Canch! Ci avevo perso un milione solo per questo, in pratica. Allora, facciamo tutto dritto, il più possibile. Cerchiamo di occupare più spazio disponibile, che immagino che Lindo abbia bisogno di un sacco di spazio, dato che appunto essendo un ibrido aggressivo al massimo, c'è una bella gabbia grande. Che cos'è sta roba qui? Una montagna, una montagnetta, una bella gabbia grande in lunghezza, così che ci voglio mettere il tour come mi ha suggerito il Carotoni. Lo possiamo fare. Facciamo che fa un po' di linee strane, ma perché ci piacciono le linee strane a noi. Dove finisce qui? Yes, aspetta, non vedo niente, è qui che finisce. Dark, con calma. Allora, facciamo così. Ah. Se questo lo allungo verso di qua. No, facciamo così, aspetta. Ok. Non sarà precisissimo perché a livello di lunghezza non ci troviamo tantissimo, ma volevo fare una forma strana ed è venuta una forma strana. Quindi a posto, il mio obiettivo è stato raggiunto. Allora. Spazio e foresta, immaginavo. Io ho messo il turno e non è successo niente. Va bene, allora mi fido di lei, signor Tony. Lo mettiamo proprio a fianco là, così poi ci regoliamo. Suoni il cancello livello 5 con poche testate, per farti capire. Per farti capire. Buga buga! Ok, no, si è saltato. You just E poi questa cosa in realtà la volevo mettere solo per Halloween all'inizio. Quando la misi, infatti, era solo per Halloween. Signor Tony, cosa mi consiglia? Tour giurassico o stazione della girosfera? Seguiamo a lei perché lei ha fatto questo test. Quindi tu dici che è piccolo. Questo recinto è piccolo.
Quanto spazio ha bisogno? Fare girosfere, ok. Dici che è piccolo, sicuro? Sei saltato? Non tanto. Poco, poco, davvero poco. Jurassico, abbiamo Jurassico e girosfere, tour. Quindi Raptor pure tu tifi per questo, per il tour Giurassico. Quindi abbiamo due tour Giurassico. Lo spazio deve essere senza niente. Sto spazio qua. Aspetta, mo ci troviamo tutti quanti gli alberi. Quindi ha bisogno di tutto sto spazio senza niente e poi ovviamente di foresta, no? Madonna mia, se costa un casino solo levare gli alberi. Fantastico, cioè ha bisogno di un casino di spazio. Aia, e aspetta allora, faccio una cosa. Una cosa. A parte che voglio livellare qua perché non mi piace. Sto spendendo tutti i soldi così, lo so, ne ho la grande. Allora, ci vuole un po' d'acqua prima, troppa acqua così verrebbe. Fiumiciattolo! Ok, bene. Very nice. Beh, allora allarghiamola verso dietro. Di lato la posso allargare in realtà, penso. Infatti l'ho fatto un po' stretto. C'è un sacco di spazio. Porca pupazza. Allarghiamola tutta allora, va. Dato che il signor Tony mi dice, guarda, ha bisogno di spazio un bel po'. Allarghiamolo almeno di altri due pieni. Almeno verso di qua. E vediamo che dice. Nel caso poi scappa. Succede, pure nel film è successo, quindi succede, succede. Prima o poi succederà. Se non succede adesso, succederà in futuro. Una cosa normale. Il tour è poco realistico dell'Indominus. Sì, infatti, è vero. Ma sto cosa è Godzilla o King Kong? Ma direi più Godzilla. Dopo essere soldi, metti le girosfere che sembrano più sicure. Ma si possono scassare le girosfere? Perché sono sicuro che questo lo possono rompere. Le girosfere non ne ho idea. Però effettivamente sì, hai ragione. Forse è meglio le girosfere perché in teoria sono state create con appunto l'idea che sono praticamente resistentissimi. Sì, c'era un poco di franchise, diciamo una cosa strana. Non voglio farla troppo lunga per motivi di sicurezza in realtà più che altro, no? Per motivi di soldi. Cioè, pure che se stanno troppo tempo con Lindo, mi sa che lo prendono nel sedere. Potrei allungarla verso di qua in avanti, ma vediamo un po' come gestirla. Allora, avete detto che ha bisogno ovviamente di foresta. E noi lo foresteremo tutto. Pure di qua, semmai. Yes. Allora, in realtà c'ho pochi soldi, ripeto. Però un borraggio un po' più grande, per favore. Ok, qua cerchiamo di metterli il meno possibile perché comunque ci sta la galleria panoramica, eccetera, eccetera. Ok, vediamo così. Ah, devo metterci ovviamente la capretta, immagino che ne abbia bisogno di due, non so perché sento questo presentimento. Ne mettiamo due. E ovviamente avrà bisogno del coso dei rancher. Yas. E chi ci mandiamo? Tanto uno non ne basta in teoria, vabbè. Era il due, quello dei carnivori, mi pare di sì, divertiti. Sovraffollamento, statevi zitti, non è vero. Lo so che non è vero. Allora, abbiamo speso 2 milioni solo per la gabbia. Quindi cerchiamo di usarli bene il resto dei soldi. Allora, aspettate che vi leggo, eh. Adesso, sì, scusa, mangiare, mi piace mettere mangiatoie. Ma che ce ne fotte, se scappa, scappa, bravi infatti. Prendi 5 Raptor e fai 3x3. Quando metti le foreste gli do spazio libero. Questo è vero, effettivamente l'ho messo un po' troppo. Se andassi a fare un culo Indominus. E allora, fanciullo, anche l'elicottero, sì. Sì, con il cacchio di Indominus, assolutamente sì. Con il T-Rex l'ho tolto, ma in teoria andrebbe pure con il Rex. Infatti rimettiamocelo a sto punto. Che tanto mo sta mangiando. L'ultima volta gliel'avevo tolto perché non mangiava. Comunque ragazzi, è in lunghezza. Vabbè, nel caso gli togliamo gli alberi, iniziamo a farlo. Vediamo un po'. Iniziamo a farlo. Uff, costi un bel po'. Malaticcio, perché l'Indominus Rex è malaticcio? Non ha senso. No, io non ti voglio malaticcio, quindi non me ne frega, spendo più soldi, non me ne frega niente. Tollerante, vabbè, stai solo tu.
Quindi fai quello che devi. Niente, vai. E basta uno, no? Sintesi più economica, buono. Sei il mio migliore amico. C'è un altro simpatico e bello. Stazione più veloce, ricerca più veloce, equazione più economica, influenza positiva e generalista. Tiè, 2 minuti, vai! Ok? Se non ti siamo arrivati a 5 stelle. Ehi, 5 stelle! Guadagniamo pure un bel po' in realtà al minuto. Però il problema è che se arrivano le tempeste, un culo pigliamo lì. Oh, Tremolos! Salve, dinosauro morto, perfetto. Chi è? No, è morto un Anki. Ma io ce l'ho l'Anki. Sapete che non so se c'ho l'Anki? Che l'ultima volta non mi ricordo se lo facemmo. Ce l'ho, ok. Very nice. Allora, assunto lo. No, non posso mettere il Minmi. No, no, che palle. Avrei messo un Mimmi piuttosto, ma vabbè. Portaci quello che vuoi te. No, tu mi servi in realtà. Sebbene turistico e ricerca più veloce, te. Vai. Divertitevi voi. Nel frattempo lasciamo la velocità normale che non mi fido. E voglio vedere un po' i visitatori come stanno messi. Quasi lamentano che non hanno il coso dello shopping. Tanto glielo mettiamo qua, quindi sto cavolo per ora non li penso proprio. A livello di spazio aperto dicevano che c'era sovraffollamento, ma non è vero. Quanto a posto, anzi, qui non ci passa nemmeno più di tanto, per farvi capire. Quindi, Bagni, me lo chiederete di sicuro vicino a dove andrò a mettere Lindo. Non lo mettiamo adesso perché sennò ci spendiamo soldi. Ah, qui chiedete un poco di rifugi. Vabbè, tanto l'hotel qua non ci sta niente di pericoloso nel caso in cui. Il rifugio più vicino è qua. Potrei mettergli in un altro, ma non mi serve a questo punto. Fa niente. Alla fine arriva una tempesta potente. Ovviamente me l'aspettavo. Anche lo scemo, dai! Viva il Mimmi! Ah, bravo, sì. Dunque ce lo mettiamo di sicuro là vicino, eh. Ma l'ho preso il. No, è morto un altro dinosauro, scusami. Sì, no, è morto un altro raptor! No! Aspetta, questo può essere un problema adesso, perché sono in tre. Ike. Ah, tra l'altro sì, questo è Charlie. Abbiamo blu e basta, un raptor a caso che è morto. Ok, adesso abbiamo bisogno pure di. Sto spendendo un sacco di soldi. Abbiamo bisogno pure di un raptor appena possiamo, perché quell'altro pure morirà. Resteranno in due, diranno guarda, caro mio, a me non dispiace. Però se mi muore l'amichetto mio, io ti scasso la gabbia. Quindi a sto punto per adesso lasciamo così. L'Anki me lo faccio perché lo sostituiamo, quindi va bene così. Facciamo stare. Togliamo subito questo corpo perché sennò scendono i soldi. Minimo due, sì, quindi infatti. Bravo. Vabbè, Raptor è vecchio, signori, era vecchiotto. Allora, ma se ci metti il bunker non consuma mo', in teoria, richiede solo l'energia. Assunto di conviene mettercelo proprio qua. Che non si sa mai. Qua vicino assolutamente. Sapete cosa cosa potevo fare volendo? Una doppia fila di mura. Oppure potremmo citare ancora di più. In che senso? Se noi usiamo le decorazioni, loro non possono uscire. Cioè, se io faccio tutto questo recinto di questo coso qua, nostro Indoraptor, in teoria, Indoraptor, Indominus, non dovrebbe uscire in teoria. Però per adesso evitiamo. Perché mi stanno ancora scendendo i soldi? Maledetto. Aspetta, prima che metto lì. Esatto, questo volevo vedere. Tutti quanti negativi. Asociale, agitato. Siete una rottura di palle voi. Ricordo pure l'altra volta ci ho messo 30 anni per fare un anchilosauro. Perché solo questo diceva. Posso modificare qualcosa per renderti meno una rottura di palle? Tutte le modifiche applicate. Ok, vabbè, mettiamo. Facciamo un altro. Se esce buono lo mettiamo. Se esce male non lo mettiamo. Iniziamo a selezionare l'uovo. In realtà per lui 2 milioni. Porca puttana. Ed è aggressivo e intollerante. Qui sta da solo. Fiume Yuko con motivo neutro. Per adesso evitiamo. Lo mettiamo solo come selezionato. Perché mi servono i soldi. 2 milioni. Siamo a 6. Scendiamo a 3. Stiamo a.
troppo in pericolo. C'è un attimo di soldi, c'è un attimo di soldi. Ah, se fra la Germania, beh, non è difficile. Serve a poco la doppia fila. No, effettivamente assunto è meglio se fai con le decorazioni. Se fai con le decorazioni non escono mai. Dobbiamo forza farlo, eh. In teoria sì, purtroppo. Mettilo città per 3. Giù in assunto, sì. Tanto finché non arriva una tempesta, siamo a posto. Questi ci mettono un po'. Volevo vedere un po' l'energia come siamo messi. Utilizzo energia 90 su 90. Ne dobbiamo mettere un'altra di centrale. No, questa ce l'ha ancora. Utilizzo energia 0 su 90. Ah, questa è proprio. Non la stanno consumando proprio. Ok, allora dobbiamo stare proprio a posto con l'energia, in teoria. Allora, ma già stanno entrando qua dentro. Ma che fate qua dentro? Non ci sta niente. Fate i giretti così. Beh, simpatico. Vedi un po' una gabbia. E poi dimmi che uno è buono. Asociale e agitato. Possibilità di panico, minaccia, meno 30%. Ma mettiamo sociale che tanto sta con... però, esigenze di curazione più 30%. 100% di dominanza, vabbè. Mettiamo, tanto sta solo lui. Lui è dei trike. Non penso che dovrebbe dire no, ma questi trike non mi piacciono. Se dice così, verrà mangiato da un indo, tanto... Nel film succede, quindi un po' di riferimenti di sicuro faranno piacere ai nostri visitatori, vero? Che qua state scendendo lì? Oh! Ok, adesso ho capito perché. Ah, sì, ma non posso... Non posso fare... Oh, intrattenitore. Ma comunque non mi aiuti. Non mi aiuta. A meno che... Faccio così. Ok, vedi? 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 E a sto punto, a posto di questo, che comunque è sceso perché non ne ho idea, allora a posto di questo ci mettiamo questo. Vedi? 100% tanto sono tutti qua i tizi simpatici. E adesso invece sono diventati tutti quanti amanti della... Ok, decidetevi. Decidetevi. Amanti della natura oppure generali? Io non li so, sti qua a un certo punto dicono, ah, noi adoriamo la natura. No, non è vero, a me piace tutto. O non è vero, perché alcune cose non mi piacciono, vabbè, dettagli. Ma stai, Rexy? 2, però, in realtà. Perché, no, 3, anzi, come 3? Io ho fatto 1 di Rex. Non so, molta paura, perché ci sta 3. Ah, ma i nostri ittiosauri? Ma non è vero. Ma non è vero, ce l'avete lo spazio. Vediamo un attimo. Qua è tutto quanto 100%. Anzi no, 99 qua. Perché? È tutto 100. Mancanza di spazio non è vero. No, fermo, perché vai così? E se andiamo sotto raffollamento... Ah, qua. Ma qua non dovreste passare perché, porca puttana, questo è il passaggio degli scienziati. Qui c'è la zona degli scienziati. Perché mi dovete rompere le bolse a me? Io non ne ho idea, ma siete una rottura di busta, davvero. Allora, libera via aerea. Vai, caro Anki. Volla! Avete visto, ragazzi, possiamo scegliere. Tente qua, vendi dinosauro. Molto interessante. Sì, ottima cosa. È un'aggiunta che... Non male. Guerra civile! Sì, ma non ha senso, è che qua in mezzo non devono passare. Si lamentano che non c'è spazio. Poi non si lamentano più. Uscito dei soldi un'altra volta. L'ho combinato. Perché sono usciti i soldi? Perché ho speso soldi per qua? Sai, non stavo facendo più guadagni né cose. Ok, vabbè. Ma niente, vai, divertitevi. Io sto scendendo di soldi ancora. Chi è che non è felice? Qualcuno non è felice. Siete voi che non siete felici? Maledetti? La consegna è stata completata. Siete felici? Daffanculo. Maledetti. Pure tu dovresti essere a posto in teoria. Non si fa problemi, Lanky. Ok. E perché mi scendono i soldi allora? Perché mi scendono ancora i soldi allora? Oh cazzo, qual è il problema? Le spese? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Mi sa che siamo a perdere. Vabbè. Oddio, non tanti soldi, ma stiamo perdendo soldi. Porca razza. Nessun problema.
Perché tu non bevi? Qua non bevono. Dov'è che sono a posto qua? Boh, non ho idea. Beh, Donato, signor Tony, hanno bisogno di un medici. Dici di quei chip che usano nel come si chiama? Nella serie? Può essere. Perché mi stai facendo prendere i soldi? Qual è qua? Scusami. Ma se levo questo che mi fa. No, che no. Ah, non ho capito, vabbè. Non ho proprio capito. Stiamo prendendo un sacco di soldi e non so perché. Questi qua non mi fanno guadagnare tutti. Aspetta, vediamo. Vale questo qua pure, perché non mi sta facendo guadagnare tu? Costo di gestione è troppo assai, dice. Mannaggia, perché si lamentano sempre di tutto questi qua? Area gioco, c'è un altro più simpatico? E ti intatti di questo cavolo. Comunque spendiamo sempre di più. Mo. E comunque continua a salire qua. Non sto capendo, ok, non sto capendo il gioco. O mi era che il signor Raptor fa il dottore di... di passione, effettivamente. Chi? Aspetta, fermo. Perché? Wow, 100% qua. Che è successo? Che è successo? Vai! E mo sono... mi li schifo. Mi sto schifando. Pericolo in pericolo, ci può andare pure a fare i... ma che ho fatto di male? Qual è il problema? Perché adesso stiamo perdendo soldi? Cosa è successo? Cosa ho fatto che non vi piace, visitatori? Perché siete voi il problema. Perché non c'è interesse. Perché non vedete i dinosauri. In questo caso il Musa in teoria... scusa, aspetta. Una cosa. Facciamo una cosa. Allora, aspetta. Questa gabbia la vedono tutta praticamente. In un modo o nell'altro. Ma non ci sta nessuno? Infatti mi sa che mi conviene fare così, aspetta. Disattiva. E... disattiva. Ok. E questo non ci spende soldi per ora. Sarfolento, metti qua su un attimo, perché mi sa che qua la situazione è pesante. Allora, vediamo. Quindi, qua vedono tutto. E stanno a posto. Qua vedono comunque tutto, perché tanti dinosauri penso si spostano per la maggior parte qua. Se non li vedi qua, capirai. Poi vedono tutto. Poi vedono tutto. Poi vedono tutto. L'unico che non vedono sempre sono Mosa e Ittio. Che a sto punto mi conviene mettere un'altra galleria panoramica verso di qua. Però comunque c'è da spendere soldi. Vediamo. Perché mi sa che ci conviene a sto punto fare così. Anche se ci spendiamo soldi, almeno che si vedono un po' tutta la mappa qua, tutta la, la gabbia. Ok, aspettiamo un po'. Se lo metto qua vicino, forse è meglio. Facciamo così, va. Ok. Ok, facciamo così. E facciamo così, va. Un po' storto, ma fa niente. Vediamo, vediamo. E in teoria le cose migliorano o peggiorano. E secondo me l'interesse è che non vedono il Mosa sempre e gli ittiosauri. O forse perché non li vedo più gli ittiosauri. Ok, stanno sempre là. Ok. E adesso in teoria l'interesse qui dovrebbe aumentare. I soldi dovrebbero aumentare un po' dappertutto, più in questa zona qui. Però ovviamente mi chiederanno altra roba adesso qua. O forse no. Vediamo se è aumentato. Non penso che lo aumenta subito l'interesse. Allora si lamentano pure che non si vedono i galli. Ma i galli in teoria si vedono comunque. Raptor fuori visuale, ma... comunque non lo so, aspetta, non stiamo ancora scendendo a soldi.
Vabbè, Raptor si vede tutto in pratica, anche perché si vede sia di qua, che ci sta questa zona qui, che sia questa qui, quindi l'unica parte che non vedi di Raptor è qua o qua giù, nell'angolo cieco, insomma. Comunque, forse perché adesso ne sono due, e prima ne erano molti di più. No, ne sono tre, scusate. Può essere. Può essere, aspetta, vediamo un attimo, mo. Vediamo se viene. È perché voi vedete, ma in Mosa sta qua. Quindi comunque lo vedono adesso. Ogni tanto mi sono posto il bug un po' in Mosa. Sì, lo vedo solo quando va a mangiare, infatti. Ma adesso lo dovrebbero vedere più o meno. Non sempre, perché non lo possono vedere sempre, mi sa. Quando va qua non lo vedono. Però vabbè, alla fine qua potrei pure metterla. Perché tanto sta la Main Street. Volendo forse mi conviene. Vediamo se c'entra, aspetta. A questo punto ce lo mettiamo una. Dinosauro morto. Chi è morto? Mannaccia la bubazza. È morto un galli. Addio galli. Quanti galli abbiamo? Si sente solo. Ok, dobbiamo fare almeno due galli. Cavoli. Però i galli costano poco, quindi va bene così. Va bene così. Vai, andate a fare voi. Ok. Quindi qua non lo posso mettere purtroppo. Oh, a quanto pare. Di qua non lo vedono. No, ok, la posso mettere. L'unico posto dove non lo vedrebbero poi sarebbe qua giù. Secondo me non è male. Se no a spendere sempre soldi. Sto scendendo parecchio perché siamo a 3 milioni mo. E stiamo a 12, fammi capire. Comunque si può perdere un sacco di soldi velocemente. Per un motivo o per un altro. Quindi allora, c'ho questi galli velocemente. Facciamo in forma, very nice. 2 ore, 2 uova, va bene. Quasi più economica. Yes, yes. Vai. Così poi lo sostituiamo tranquillamente. Questi li abbiamo disattivati, quindi non spendiamo soldi e energie, eccetera. Vediamo. Ok, qua dovrebbe cambiare tutto adesso, esatto, me l'aspettavo. Me lo aspettavo in realtà. A sto punto, a posto della trazione acquatica. Magari devo mettere una bella gelateria. Vediamo se così va bene. Ok, vediamo tra l'altro di cosa hanno bisogno adesso. Ok, di sicuro sono cambiate le cose. Non ancora. Più o meno sta vicino tutto quanto. Più o meno. Allora, qua non si lamenteranno. Per fortuna. Forse solo dello shopping. Anzi, nemmeno, perché tanto sta qua giù. Qua forse si lamenteranno, magari. No, nemmeno. Magari del bagno si potrebbero lamentare. No, c'è cioè, no, qua vicino. Intanto questi comunque si lamentano del bagno, ok? Bagno se l'avete qua e basta. Sta lì bagno. Vediamo se aumentano i soldi. Che in teoria dovrebbero. Dato che comunque qua ci abbiamo questo. Questo me lo devo cambiare. E vediamo di mettere solo una cosa, un jukebox. Vai. Va bene così. Qui va bene e qui va bene. Ok, devo dire dove sto spendendo ancora, dove sono ancora in negativo qui. Perché comunque ogni tanto scende qua. A questo punto facciamo così, mettiamo l'attrazione acquatica. E in teoria adesso dovrebbe essere tutti quanti soddisfatti. Se penso ci spendiamo quei soldi qua. Vediamo, vediamo. Questo è positivo. Ok. Allora, questo è a posto e questo è a posto. No, non è vero, non è a posto. Dov'è che non è a posto? Qua, ma per ora non mi metto niente perché tanto dovrebbe venire il. No, stiamo ancora perdendo soldi. Porca puttana, ok, adesso avete fatto. Adesso avete fatto, sì. E mi sa che questo. Potremmo mettere altro. Allora, possiamo togliere questo. Facciamo così. Facciamo così. Allora. Mettiamo. Facciamo un po' tutto da capo. Associazione scheletri. Gelateria. Jukebox non basta. C'è un altro particolare per loro? Questo mi fa spendere un sacco di soldi comunque. Macchina fotografica. Ok.
Ok, vediamo se adesso migliora. Qui siamo in negativo. Che raptor adesso sono di meno. Porca puttana. Sai, quello è il problema. Guarda qua. Che succede? Ma perché? Non ho capito perché. Perché sono pochi raptor. No, che cazzo sto facendo? Aspetta. Non sto capendo sinceramente sto fatto. Comfort visitatori. Questo è tutto al 100%. Prima cosa è questa. E adesso è pure spostata in realtà. Penso che per una cazzata del genere dice no, guarda, no, non va bene. Penso proprio. Perché? Ginger beer sticky gourmet, se devo spendere un sacco di soldi. Allora, proviamo a fare una cosa. Aspetta, giusto, mi sono dimenticato di voi, mi stavo dimenticando. Iniziamo a mettere questi due. Ok, magari possiamo mettere un altro raptor, ma penso che non cambia niente. Non sto capendo. Ah, niente parolacce. Ok, va bene. Lo so, ma non capisco. Cioè, alla fine perché stiamo andando qua in negativo, ma qua non ci viene nessuno. Non ho capito. Zero. Impossibile che non ci viene nessuno perché stanno i raptor. Proprio i raptor. Quante c'hanno quelle stelle? Queste sono poche in realtà. Trasporto risorse Senti, iniziato. bello di zio. Non ce la facciamo perché rimaniamo 1 milione. Continuano a scendere i soldi. Si fanno il culo. Perché così? Perché così? Allora vediamo, dov'è che stiamo scendendo pure? Qua. Non capisco perché però. Qua, vabbè, qua è facile perché. Giustamente hanno bisogno di un'altra cosa qui. La risorsa. Magari potremmo mettere. Non ci sta una cosa che soddisfa sia gli amanti della natura che gli amanti dell'avventura? No, non ci sta. Vabbè, ma qua ci vado a perdere poi con quelli. Cosa che dà più. Aspetta, vediamo. Se metto. Trasporto risorsa Dove effettuato. sta? Non posso mettere. Ordini digitali è di meno. Questo è a posto. No, non posso cambiare niente comunque, non cambia niente. Se metto invece adesso. Mi mettevo quasi più pesante. Non mi conviene. Non ce ne sta un'altra di questi infortunatamente. Ok, e questo l'abbiamo risolto. Adesso stiamo guadagnando. Qua no, però. Trasporto completato. Ok, vediamo. Qua mi conviene. Non posso fare niente a meno che non faccio. No, non faccio. Come posso fare? Che non posso aiutare a tutti e due qua. Non li posso disfare a tutti e due. Aspetta, ecco, facciamo così, no? Se io faccio così. No, però quelli poi si lamentano. Se lo faccio così invece, dove sta? Dove sta? Non lo trovo più. Non lo trovo più. Gelateria. Ok, adesso questi qua sono tutti soddisfatti. Però non so se va bene. Ancora in perdita. Ah, questo è a posto. Questo è a posto. Questo è ancora in perdita. Questo è ancora in perdita e non ho capito perché. Sono tutti soddisfatti, ma non ci arriva nessuno. Non ho capito perché. Questo non ha senso perché non li conta. Questo è come se si fosse rotto, in teoria. Poi dicevano che è stato un amico. Che non
Ok, io non. Boh, vabbè. A sto punto la tolgo proprio. Perché sennò ci spendo troppi soldi. Allora, questo mo in teoria si è sceso ma risale poi. Questo pure non so come risolvere, mi sa. Mi sa. Forse questa piano piano si fa. Questo sta a posto. Comunque stanno vicino al Mosa e stanno tutte quante le cose qua e stanno felici. Sta a posto, questo no. Però sai qual è il problema? Che poi si lamentano l'amo che ho tolto la roba. Vediamo, pure questi stiamo scendendo i soldi. Però ne ha assai, gli va bene. Ah, ho capito perché. No, no, non lo posso fare più. No. Ho capito perché, maledizione. Come si faceva? Questo che è posto 2, no, a nulla. Non ci andare mai più qua. Ho capito perché. Perché cazzo di T-Rex ogni tanto si addormenta. E loro dicono, no, il T-Rex è addormentato, non va bene. Ma guardate. E quello è il problema di là. Di là almeno. Non li posso più far dormire. Oh, cavolo, perché qua è così? Speriamo così. Però penso che. Speriamo più soldi che altro. Penso. Aspetta. Perché mi dà problemi? Che adesso si stanno lamentando del cibo e di tutto un po' in generale qua. E qua. Shopping. No, ok. Mo non lo sto capendo sto gioco. Mi sta facendo un po' impazzire. Va bene, shopping, mettiamocelo. Anche se in realtà qua non penso ne abbiate bisogno. Se no mi vado in perdita in realtà, poi così. Mettiamo uno piccolo e sto cavolo. Vedi che vanno. Scende e sale, scende e sale. Speriamo così, vediamo se. Boh. Allora, questi stanno bene. Questo sta bene adesso. Questo mo è cambiato di nuovo. Non ce ne sta un altro che soddisfa ancora di più. Ce ne sta uno solo di quei diamanti della natura. Qua per esempio ci sta la fattura di mare che è solo per i diamanti del lusso. Come li soddisfano questi? No, che cazzo fai? Ah! Spero se fa un'altra cosa, perché tanto dico tanto. No, non lo posso fare. Boh, vabbè. Vediamo se questo adesso. Qual è quello che ho messo nuovo? Questo. Questo già mi sta facendo come per esempio guadagnare in realtà. Acquatica, cabina fotografica e ci sta. Perché non ci sta un diamante d'avventura, diamante della natura? Che palle. Questo era buono quello. Facciamo così. Chiosco dei regali. Cerchiamo di cambiarlo in qualche cosa che soddisfa. Vabbè, in realtà quelli dobbiamo soddisfare più. Ma poi restano pure questi negativi. Aspetta. Olè, perfetto. Sì, questo dovrebbe andare a posto. Stiamo comunque bene a soldi. Quindi questo l'ho fatto bene, a posto. Tutto tranquillo, bello, simpatico. Ok, pure questo mi stanno lamentando perché non va bene per gli amanti della natura. E io posso fare così. Sì, e ti ho fregato. Ah. Non mi rubare le blues. Ok, questo pure. Boh. Magari perché ogni tanto questo si toglie. Rosso. Se metto questo migliora?
vabbè. No, questo non mi serve. Aspetta, qual è questo? Se ci levo questo, quanto spendiamo? C'è un po' di vuoto e vi costruiamo da capo. Allora, cosa ci serve? Ci serve qualcosa che soddisfa di più questi due. Ok, complesso. Allora, vediamo. Bubble tea andava bene, in realtà. Non c'è stato un po' meglio. Mario, dobbiamo fare... Siamo 50-50. Vabbè, mettiamo bubble tea. Io sono morto. Vaffanculo. Allora, dove sta? Esposizione scheletri. Cabina fotografica. Mettiamo un acquario. Comunque perdiamo soldi. Ok, mo cambia. Ma vaffanculo, mi sono tutte le palle. Ci rinuncio. La risorsa richiede recupero. Ci rinuncio. Non sto capendo. Stanno mettendo un po' di tutto sti qua. Non lo so. Tu vaffanculo. Sta arrivando una tempesta? Non ci vuole proprio una tempesta, ma vaffanculo. Basta, è finita. Ah, mo stiamo guadagnando! Possiamo guadagnare. Fanculo, struttura danneggiata tua madre. Non so se c'era il coso di non parolacce, ma oramai è andato. Stiamo guadagnando, no? Ma guarda un po'. Di male in peggio. Semmai, tipo, dobbiamo portarlo un po' di aria. Oh no, è miscerato! Oh no, non vedo un cazzo! Ah, mi stai passando il coso. Porca pupazza, non si capisce niente. Aiuto. Ma vattene via. E vuoi uscire tu? Vuoi uscire, ma non ti permettere proprio. Ok. Con calma. Adesso. 1, 2. Slot attività pieni. Ah, una valutazione aumentata. Mi piglia per il culo, mi piglia per il culo. Perché se mi pigli per il culo, allora lo fai proprio bene. Lo fai benissimo. Allora mi conviene aprire un attimo questi appena posso. Merita. Che giustamente non è che c'ho altra roba a cui pensare, no? Quando mai? Chi è ferito? Chi è ferito? Tu sei ferito. Distorsione. Vabbè, dai, Carly. Arriva un attimo i ranger e ti curano. Apri subito. Chiudi tutto. Chiudi! Ok, allora, mo' ranger miei amatissimi, ranger miei. Tu, caro mio, cura, ripara pure a questi, eh. Invece, dove sta l'altro ranger che io dovrei parlare molto di più, questi ranger, per quello che fanno? Va a riparare pure questo. E dato che ci sei, ripara pure questo appena puoi. E questo.
appena puoi, se non ti dispiace. Anzi, aspetta, no. Da dove devi andare laggiù? Vai a riparare questo. Stiamo prendendo i soldi, che bello! Ah, ciao, Joe! Salve, non ti preoccupare, ma quando mai? Che si dice? Cambiato nome? Sì, giustamente, immagino. Allora, aspetta. Tu che non stai facendo niente, amico mio. Ripara questo, ti prego. E già che ci sei, ripara pure questo. E questo. E bello, quando eravamo partiti su questa live avevamo un po' di soldi, mi dicono. E adesso non abbiamo più niente. Dato che sei qua giù, sempre se non ti dispiace, va a riparare pure questo e pure questo. Vieni. Ok. Adesso se volessi fare l'Indominus, meno male che non l'ho fatto. Sarei in perdita in pratica. Che succede? Ma ho fatto, scusami, chiudi tutti i rifugi. abbiamo fatto la Chaos Theory di Jurassic World, ma stiamo ancora con l'Indo perché siamo a pochi soldi. Siamo a pochi soldi. E sì, devo vedere un po' come gestirla, mo. Perché sono uscito tutto quando. No, questo mo. Oh, lo schifo sto fatto. Allora, aspettiamo che questi mo riparano e tutto. Muove la metà del cibo, giustamente, qua. Ma non qui, questa strada è off limits per i visitatori. Non vi dovete lamentare che non ci sta cibo qui, perché non ci sarà cibo lì. Ah. Porca puttana. Qua vi accontento pure. Posso pure accontentare. Di un soldo. Oh, no. Ok, questo è un problema. Un altro galli morto. Questi qua diranno... No, no, siamo solli. Questo è un verso dei galli, Proprio lo stesso identico verso. Facciamo galli. Questi costano poco. Ma voi dovete andare a riposare, scusate, avete ragione. Volendo potrei licenziare degli scienziati, che tanto non mi servono più, magari. Però, lasciamo stare. Allora, aspettate. Sì, ho il ghittio che non vorrei avere. Li avevo messi perché dovevano essere divorati da quel bellissimo mosasauro là dentro. E mo ha detto, ma io sto bene con loro, perché li devo mangiare? Eppure c'ha ragione. Va bene, basta uno, vai. Ma niente, aspetto un minuto, va bene. Quando mi sono calato, mi hanno detto che ci va quel cancello aperto nella gabbia dei raptor. A proposito, però tutti di muore arriverà quello. Allora, controlliamo un attimo. Questo scende ancora. Perché scende ancora? Ok, va bene, ho capito. Ciao. Non posso permettermi di perdere soldi. Quindi per adesso. Ah, ok, questo va bene, mo. Te ti lascio per ora, ok? Ti lascio fare le tue cose, questo è sceso. E ti lascio che magari ti ripari da solo. Ok. Perché mi fai pagare così tanto tu? Non ho idea che spenderò così tanto questi. 21, che cazzo è successo qua? 100%. Ma non ha senso. Boh, non so come questi visitatori come stanno girando per il parco, sinceramente. Ok. Abbiamo quindi questi qua da liberare via aerea. Lo sto capendo. Ok, stiamo guadagnando, fanculo. Ma vediamo di accontentare i visitatori appena si lamentano di qualcosa. Per adesso lo sanno bene. Stanno aumentando un poco di cibo. Dinosauro morto. Qui è morto. Un altro galli. Ma stanno arrivando, non vi preoccupate. Stanno arrivando.
giusto? Non ce la facciamo. Ti pare che io sto guadagnando e poi mi muricare? Io voglio sparare. Non lo so, volendo sì. Volendo sì. Dovevo vedere un po' se riesco... perché questi giochi sono multi, volendo. No? Sono multigiocatore. La Germania come una riserva non è male, secondo me, come idea. Un po' con tutti i parchi li potresti sfruttare come riserva, eh. E comunque c'hai un bel po' di spazio adesso a disposizione. Un bel po' di cose che puoi fare. Niente solo. Sì, lo so. Allora, ne arrivano due. No, però ne sono tre. Non ce la fanno. Se ne fa un altro. Ne fa un altro Galli. Vediamo che dicono. Penso che non vada bene. In teoria. Diranno no, ma noi vogliamo avere un altro amichetto adesso. Se penso che mo ne muoiono altri. Allora, vediamo. Quanti anni campi ancora? E tu sei a posto. Tu sei a posto. Tu sei giovanissimo. Quello mo sta arrivando. Ok, questi sono quelli nuovi. Quindi in teoria non dovrebbero morire per un po'. Devo vedere se sono felici o vogliono altri. Penso ne vogliono altri, da quel che ho visto. Ok, no, forse ce la fanno giusto giusto. Vediamo quello che sta arrivando mo. Vediamo, essere che ce l'ho, che l'ho calcolato bene prima. Ok, a posto. Bene. Bene, 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 bene. Allora, cibo, 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 bevande. Non mi rompete palle, perché le bevande ce l'avete qua. Non vedete le blu. Ah, ecco perché vi stavate lamentando. A quei motieri. Andate a bere l'acqua. Non vi lamentate. Ok, allora. Uno medio. Prima qua stanno lamentando il cibo, perché giustamente ci ho schiattato tutto quanto. Vediamo di fare una cosa che ci fa guadagnare. Barbecue coreano? Un poco esagerato. Cosa che soddisfa un poco tutti, magari? Che comunque ci va bene, se soddisfiamo un poco tutti. Ciambelle, di, mangiare le ciambelle. Allora, prima cosa, andiamo a soddisfare i nostri amanti dell'avventura con una bella pesca verticale. Oh, poi ci mettiamo questo e un jukebox. Vedi che mo sto guadagnando. Allora, secondo me siete glitchati. Sono affollamento, ve lo prendete nelle bowls. Vediamo. Non è vero. Solo qua si lamentano sempre. Bagno ce l'avete. Shelter ce l'avete a volontà. Questo va bene. Back, 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 back. Ok, tiè. Ok, siamo di nuovo in guadagno. Più o meno con questo, ma siamo in guadagno. Sta a posto, questo no. Caro mio, ucciditi. No, ho detto ucciditi. Sta a posto, questo per ora lo teniamo. Posto, se lo tengo perché Main Street, va bene, questo è in perdita. Allora, aspettate un attimo, Ma la mod sfida la voterà qui live? No, perché tanto già mi sono bloccato tutto, quindi mi pare inutile, sinceramente. Ho rivalutato molto il parco di Yosemite come mappa. È molto bello, sì. È grandissimo, sì. Io l'ho usato per i miei video ed è bello, bello, bello. Ci puoi fare di tutto perché è enorme, davvero con la E grande. Io ho fatto una riserva, si vede che anche il video è dark, consiglio di vederlo. Sì, ragazzi, appunto, se volete vedere quanto è grande da quel video si vede perché vi faccio vedere. Allora, vediamo. Tu mi fai guadagnare, tu mi fai perdere, ma stai recuperando. Tu mi fai... bla bla bla. Tu mi fai guadagnare. Tu sei un magno, tu mi fai perdere. Tu mi fai perdere. Peccato. Perché a te l'avevo gestito bene prima e non so perché adesso mi stai facendo perdere. Tu mi fai guadagnare. Anche tu qua dovrebbe essere più o meno a posto, magari no. E invece proprio no.
Anche lui mi sta facendo perdere. Quanti perdi da qui? Come si lamentano se li levo? Ehi! Avete bisogno di bere qua, mo? Ovviamente avete bisogno dello shopping adesso qua. Mi sta facendo comunque perdere. Allora, vediamo un attimo. Perché rimettendola, a quanto pare si era buggato. Se lo rimetto, magari... Lo mettiamo qua. Vediamo se riusciamo a soddisfare di più i nostri amanti del... Anzi, no, aspetta, mettiamo sempre qualcosa che soddisfa tutti. I modellini, semmai, va. Così io mi devo dedicare più all'oromo. Che scudi regali, no. No, questo è pure esagerato per loro. Orde digitali. Sì, ma capirai, comunque aumenta di poco. Digitali lo mettiamo. Ok, va bene così. Razione acquatica. Questo me lo devo mettere. Non ci sta una cosa che soddisfa. Facciamo così. No, clac. Facciamo così. A posto dei modellini ci mettiamo la dozzina di dinosauri. Posto. Vedi che adesso ci fai guadagnare. Si sono buggati. E l'hanno messo tutti quanti bene. Ah, perché tu fai così? Va bene. Vaffanculo. C'è una cosa, aspetta. Ma tutti quelli che sono in negativo, a sto punto li buttiamo. Vediamo. Se, vabbè, questo qua sta a meno 300, non me ne frega niente. Prima o poi si rialza. Vediamo di costruire il tutto. Magari questi li lasciamo ancora. Forse questo è cambiato, no? Sta a posto. Questo no. Ok, aspetta, vediamo un po'. Allora, lo shopping va bene. Bere si lamentano dove? Qua, non ha senso che ce l'abbiano da bere. Mangiare ce l'abbiamo. Ah, non ne ho idea, non sto capendo. Vabbè, è un po' arrangiato il T-Rex Kingdom. Era piccolino, ma il T-Rex piace. Dice che va bene. Sta a posto, quindi va bene così, giusto. Gli sta bene. Dai, solo patto tale da li porterai mai. Penso di sì, ragazzi. Devo solo vederli. Non ce li ho io come giochi. E la posta su Discord. Devo vedere un po' col caro Eco come sta. Devo fare un bagnetto. Mi ci vedrei tantissimo una sandbox a Yosemite con i più di GP. Si potrebbe fare, non sarebbe male. Potresti tipo inventare una specie di storia che Jurassic Park l'hanno fatto pure nello Yosemite. Sarebbe male. Aspetta, vedere se questi si dovrebbero diventare qualcosa. Solo della bere, ma io non ve lo metto perché l'acqua ce l'avete qua. Quindi non dovete rompere le boss. Questo tu mo piano piano sali. Bene. Questo sta a posto, questo è quello che ci sta facendo guadagnare di più insieme all'altro che ho messo adesso. Infatti. Sì, ragazzi, ripeto, secondo me si sono glitchati. Li ho glitchati e li devo ricostruire, magari quelli che sono negativo. Vediamo un po', aspetta. Allora. Quindi bubble tea qua lo sfondiamo di mazzate. Ok. Pure questo qua, dozzine di dinosauro, vai a fare le tue belle cose. Questo sta a posto. Tu stai male. Tu stai bene, giusto un po'. Però voi vi lascio per adesso. Perché forse queste vi alzate. State bene. Tu stai una meraviglia. Ok, state bene pure voi. Ok, a posto. Allora, per qua non vi penso in realtà. Questi qua li lascio così perché va bene, fa niente. Vediamo, adesso quindi si dovrebbero lamentare che nella zona di qua non ci sta shopping e non ci sta niente da bere, in teoria. Facciamo così, vediamo un po' se si lamentano di qualcosa. Visto che si lamentano dello shopping qua giù, ma qua giù vi arrangiate. Vi arrangiate, fa niente. Ma sti turisti mangiate e bevete e basta. Sì, i turisti non se ne fottono proprio dei dinosauri. Solo di mangiare e bere.
Fatto Titans è molto bello. Io ancora non l'ho mai provato. L'ho visto, ma mai provato. È ottimo sto fatto che ti sblocchi subito, sì. Però vabbè, io mi sono andato comunque a sbloccare nelle varie sfide. Perché nella parte qua della database, ho sbagliato tasto, lo salva. Perché non si sa mai. Il resto è più o meno abbastanza bene a soldi. Ripeto, dico abbastanza, ma in realtà non ci bastano per l'indo. Comunque, se andate a vedere qua, quando non li sbloccate e li trovate direttamente in modalità, appunto, sandbox, qui sopra i siti di scavo non sono 82, ma tipo sono 80, mi pare. Quindi comunque io mi sono fatto un po' di scavi perché volevo vedere tutto quanto. Anche se ancora non ho tutti i problemi di salute, purtroppo. Però ne ho sbloccato uno. Prima l'ho sbloccato, mi pare. Piano piano vanno sbloccati. Però è buono, sì. È buono, buono, buono come cosa. Non mi dispiace. Tra l'altro, se non avete tutti le recensioni della, appunto, della campagna, basta che caricate una parte della campagna. Per esempio, ho caricato l'ultima parte che ho fatto e ve lo dà. Mi serve un po' d'acqua perché sto morendo. Aspettate, prima vado a bere, voglio controllare se questi qua si lamentano di qualcosa. Questi si stanno lamentando del cibo tutti quanti, di bere. Giustamente voi vi state lamentando proprio perché ve l'ho tolto. Vediamo di rimettervelo. Mettiamo quello medio di nuovo. Era medio, mi pare. Non so se era medio. Aspetta, bere. Aspetta. Tra l'altro, quando c'è limitazione di costruzione, vi dice qual è il problema, tra l'altro. Allora. No, mi sembra cosa è soddisfa. Yogurt da bere, vai. Acquario. Attrazione acquatica. Santa beneficenza. E vado in perdita. Box. Vediamo. Magari migliora. Oh, e sto cambiate le cose, giustamente. Ok, fantastico. Qui in bottiglia, di. Cioè, non mi fa tutto da capo. Non devo mai vedere mentre si costruisce. Devo vedere quando finisce di costruirsi. Allora. Acqua in bottiglia, va bene. Ci mettiamo. Acquario. Cabina fotografica, va bene. E dov'è? Cassetta di beneficenza. E stare a posto. Tì. Ah, vedi che ho risolto, mo. Vedi che adesso i soldi salgono piano piano. Ora però devo andare a controllare dove stanno lamentando di nuovo. Non più, da nessuna parte, forse. Giusto qui. Ma non ci posso mettere niente. Magari posso provare con quello piccolo? No, ce lo posso mettere perché c'è troppo poco spazio, vabbè. Teoria del caos preferita. Non. Teoria del caos preferita. Quella di San Diego è molto bella. Anche se, vabbè, oramai già l'abbiamo vista com'era, ma è simpatico. Perché rivedere San Diego dopo così tanto tempo ci sta. Soprattutto rivederlo che lo puoi costruire tu poi. Quindi è ottimo, sinceramente. Jurassic World è bello, ma è un casino. È davvero un casino. Ma anche voi, Cronosaurus Sandbox mangia solo i pesciolini e non lo squalo? Guarda, in realtà quello mangia i pesciolini di base, infatti ti chiede quello. Però si può mangiare pure lo squalo. E non lo so, io ho provato a mettere solo lo squalo e se lo mangiava tranquillamente. Però si lamentava che non aveva pesce, mi pare. A proposito, siete ancora vivi? Maledetti! Perché siete ancora vivi questi? Quelli, le cose che odi ti inseguiranno per sempre. E resteranno lì finché non ti dicono: ah, guarda, sono ancora vivo. E voi mi state inventando dinosauro morto. Aia. Ai. Però voi Raptor dite: vabbè, ma niente, ok, va bene. Finché siamo in due va bene. Abbiamo Charlie e Blue insieme. Volevo mettere tutti e quattro, ma finché non ho soldi non posso fare nulla. Vedo ci lo compro a Natale. Guarda, forse a Natale lo trovi pure sconto, può essere. Mangia un ittiosauro, ti prego, stai là vicino. Che hai bisogno di squali. Lo squalo di Nengava. Scusatemi, eh. Ce ne due qua. Di che squali hai bisogno? Bisogno di squali. Ce l'hai di squali? Magari posso togliere questo piuttosto.
e spostarlo di qua. Così che tipo lo vedono un poco tutti, sia di qua che di là. Ok. È andato bene. Io mangio un ittiosauro, ti prego. Uno. Io sono morto. Chi è morto? I galli del cazzo. Allora, facciamo un attimo due galli. Madonna mia, mi stanno facendo impazzire questi galli. Perché campano davvero troppo poco. Basta uno, ti vai. Ok, volendo possiamo mettere pure a 2 per la velocità. Anzi no. Anzi no, perché vi state picchiando con la macchina, Trike? Qual è il problema? A proposito, quanto campate ancora qui? Ok, forse moriranno anche i Trike tra poco. Eh sì, non c'ho soldi, sto aspettando. So che dopo deve venire una bella tempesta pesante. Quindi evitiamo, e questo sto scassando tutto, rimettendo tutto quanto da capo, gli edifici, perché a quanto pare si glitchano e non te li mette bene. Possiamo rilasciare. No, 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 mi devo vedere tutti quelli che stanno in negativo, li devo riparare assolutamente. Perché adesso vai in negativo tu? Questo mo sta salendo. Ok. Se stanno a posto è che ci sta il T-Rex. Non è vero, scherzavo, questo non sta a posto è che ci sta il T-Rex. Va bene. Se lo lasciamo qua, che tanto sta qua giù che mi arriva. Ma questo lo rimettiamo perché era Main Street. Cos'era? Bevanda energetica, quindi uno piccolino. Qui sta a posto. Qui puoi guadagnare un bel po'. Tu stai a posto. Tu stai a posto. Tu stai a posto molto bene. Voi vi siete ripresi benissimo. Ok, questo sta male. Questo sta ancora più male. Perché sei buggato. Very nice. Bello, pure questo sei buggato. Oh, non sto capendo. Ma siamo io in perdita, giustamente. Selezione. Ok, devo giusto selezionare due galli. Uno e due, di. Tu cosa sei? Sociale, vai, vai. Rendi tutti felici. Giù, equazione più economica, influenza positiva, generalista, di 20 secondi, vai. La, perché non vi mettete mai con la testa a posto, visitatori del cavolo? Voi cosa state aumentando? Che qua scende? Dello shopping. Qua non ce l'avete, giustamente. Io l'ho tolto. Qua avevo messo uno piccolino. Vediamo se c'entra uno medio, no? C'entra, perfetto. Aspettiamo che si costruisce. Siamo qua in perdita di nuovo. Questo si è ripreso per qualche strano motivo fanno così. Che devi perdere soldi ogni tanto, no? Allora, vediamo. Questo mo mi sta dando problemi. Le granite. Quale granite? In questo freddo non sarebbe buono in realtà. Io questo mo è sceso. Va bene, non ho capito perché. Boh. Non so se sono ripresi. Allora, vediamo. Vediamo un po' di cosa avete bisogno. Di qualcosa che soddisfa di più i nostri generalisti. Qualcosa che li soddisfa? Peluche intelligenti. Se ne ho glitchato? Vediamo. Trazione acquatica. Eh no, comunque sta facendo spendere soldi. Ma no, perché? Tutto quanto soddisfatto, no? Oh, non ho capito. Forse è che sono due uguali. Cambia niente comunque. Oh, grazie mille, signor Joke, per il follow di nuovo. Non sto capendo perché sto parco mi sta inchiappettando in ogni modo possibile. E non mi piace questa cosa perché non sono i miei gusti essere inchiappettato da visitatori che non conosco.
perché è cambiato di nuovo tutto quanto? Perché? Aspetta, posso mettere una cosa che ci soddisfa di più? Oh, sbagliato. Libri. Malattia contratta, vai, andiamo. Vediamo chi è malato, non sbagliato. Chi è malato? Chi è? I raptor? No, i cerato. No, limone! No, cosa c'hai? Criptosporidiosi. No, limone! No! Una strage. Madonna mia. Vabbè, non ti preoccupare, Giuc. Ah, guardate, c'è un bel po' di cicatrici, limone. Quante ne hai? Ne ha una. Poi in realtà sono un casino, se vedete qua. Limone, no, resisti. Vala a curare subito l'infermiera Johnny. Gianni, Gianna. È vero, mi sono dimenticato cosa vi dovevo dire. Stavo facendo un test in sandbox. Avevo messo le gabbie, quella della campagna. E questi bastardelli dell'unità veterinaria mobile sono riusciti a entrare proprio dentro la gabbia con tutta quanta la jeep, la cosa qua, l'ambulanza. E da dentro la gabbia sono riusciti a sparare ai dinosauri che erano malati tranquillamente. Fantastico, vero? No, limone! No! Veloci, andate a curare il limone, forza! Nel frattempo controllo un attimo se questo è qual è questo? No, niente. Non sto guadagnando sto cavolo. Ok, qua 99, 100. Perché voi mi state aumentando mo? Capisco questi magari. Bevande va bene, me le metto, qual è il problema? A sto punto mi accontento. Ho lì. Allora, vediamo un po', aspettiamo che si costruisce, fai quello che devi, stiamo scendendo i soldi, giustamente, che dinosauro è malato? No, non è più malato. Perché era sceso la valutazione delle bevande, mo? Cosa succede? Ma voi ce l'avete le bevande, no? Sì. Sto capendo. Ok, vediamo qual era quello che ho messo. Mo' questo. Questi sono i libri. Ho messo, ecco qua, acqua in bottiglia. Comunque ci sto perdendo, mo'. Boh, vabbè. Non sto capendo, ripeto, non sto capendo. Ho saluto tutti quanti 99. Io sono morto, chi è? È finita. Come ci si abbona ad Amazon Prime? Prima cosa devi avere un account registrato con Amazon su Twitch. Devi collegare Twitch e Amazon. E poi guarda, quando vai su abbonamenti ci sta scritto abbonati con Amazon Prime ed è gratis in pratica. Quindi ragazzi, se avete un abbonamento Amazon, potete fare tranquillamente l'abbonamento al canale mio o di qualsiasi altra persona in realtà, quindi siete liberi. Solo che adesso noi siamo fregati di brutto. Ecco qua che scendono i soldi. Sentite, voi siete troppo glitchati. Non so perché non mi date le cose. Beh, ci sono gli ittiosauri che mantengono l'acquario. Sono sopravvissuti gli ittiosauri e morto in Mosa. E come ci si collega ad Amazon Prime? Se non sbaglio sull'account. Sì, pure io ho fatto così. Infatti questo l'avevo ricostruito. Qual era? Quella bottiglia d'acqua. Però comunque siamo in perdita. Una niche zero. No, comunque aspetta, ti volevo spiegare un attimo come si fa sto fatto, velocemente. Praticamente, se non sbaglio, sul profilo di tuo di Twitch dovresti poter mettere, se non sbaglio, sintonizza account Amazon, mi ricordo una cosa del genere, era?
Anche voi vi dà il numero di linea in modo sbagliato. Non ne ho idea. Vabbè, non ti preoccupare. Solo che ci ho provato, ma sono tutto quanto buio. No, la mia lampada è morta. E vabbè. Tutto quanto bene sta andando in questa live, vedo. Sentite, siamo leggermente fregati finché non abbiamo il Musa. Dato che questa modalità la stiamo tenendo... La stiamo tenendo per troppo tempo. Io ho una mezza idea. Allora, voglio parlare chiaro con voi in questo momento. Ho una proposta da farvi. Non è proprio la cosa giusta da fare. Ma, dato che ci abbiamo il modo per guadagnare soldi in modo non proprio corretto, io direi di usarlo, dato che siamo su questa modalità da troppo tempo. Quindi, se voi mi date il via di poter usare un bel CT simpatico, mi metto un attimo tanti soldini. Quindi, se voi dite sì, Dark, basta con questa modalità, mi ha rotto le palle, io accendo WiiMod, attivo le cose e avremo tanti soldini. Dato che siamo fottuti letteralmente, perché non ho capito perché i negozi sono tutti quanti andati via a fare gli affari loro e il Mosasauro è morto, che era una delle fonti di guadagno maggiori del parco, direi di sfruttarli. Dato che siete tutti quanti d'accordo, io ve l'ho chiesto, faccio sempre le cose chiedendo prima, a sto punto, allora, vediamo di fare questa cosa. Signor Jurassic Network, salve, nel frattempo che è entrato, benvenuto, benvenuto. Comunque, quindi, siete d'accordo, siete d'accordo? Oramai stiamo da un po' di tempo. Siamo tutti complici. Allora, perfetto. Aspettate che apro WiiMod. Ecco qua. Basta il primo questo tasto, che è lo stesso che mette tra l'altro la registrazione schermo qua. Quindi facciamo un attimo cambio scena. Aspettate, sì. Lo so, su console purtroppo non ci sta. Mi dispiace che adesso mi vedete scuro, ma la mia lampada è morta, quindi siamo un poco messi male. Mi serve un cavo lungo. Devo trovare un cavo più lungo, signora regia, perché non ci arriva là. Cinesi. Non capite male. Quando... Allora, a Napoli si usa dire, andiamo dai cinesi per andare al negozio di appunto... negozio di appunto roba che fanno loro. Ecco, non vorrei sembrare razzista, perché non lo sono. Si dice così. Oh, guarda un po', c'ho un attimo tanti soldi. Che è successo? Ok, perfetto. Allora, quindi, dato che mi sono rotto le boots, metteremo solo questo come cheat. Non voglio esagerare, potrei mettere quello che fa istantaneamente tutto quanto, ma non lo facciamo. Quindi mettiamo solo quello che ci serve. Sfruttiamo altro. Ok, stiamo a mettere il Musa. Aumentiamo la velocità perché tanto oramai va a culo. E mettiamo pure a fare il Lindo a sto punto. Grazie, ma da troppo tempo. Giusto, me l'ho dimenticato lui. Che è stato? Ah, da volta, ma come? No, qui ho messo le cose del Lindo. Vabbè, fa niente, tanti soldi ce li ho. Aspettate un attimo. Aspettate. Aspettate. La risorsa è in viaggio. La risorsa è stata trasportata. Consegna completata.
scusatemi signori, che era successo un attimo un casino con il cane, perché ha pisciato a terra e mia mamma strillava. E io ho detto, guarda, ma se là evita di fare queste cose, anche se effettivamente ha fatto male il cane, però evita di farlo. E poi era uscito da poco, vero? Non ho capito infatti perché è fatto. Boh, vabbè. E comunque non mi preoccupo, tutto a posto. Nessun cane è stato maltrattato. Allora, questi me li mettiamo a posto, perché comunque non vorrei che Lindo se li mangiasse. Comunque adesso i soldi restano così. Belli città, eh? Perché davvero mi sono rotto un pochettino le balls di fare questa modalità. Ok, allora, questo mi ci vuole un po'. Oh, eccolo! Grazie, Joke! Grazie mille. Hai visto? Sei riuscito a collegarlo, allora? Dov'era la cosa che si faceva? Che non mi ricordavo, io non lo faccio da un sacco di tempo. Che già il mio account di base è Amazon. Allora, vediamo se i visitatori sono felici comunque nel frattempo. Anche se vabbè, oramai. Così la mente non hanno da bere, che non è vero perché sta qua. Non le granite. Vabbè, fa niente, lasciamolo così, tanto abbiamo finito. Allora, te ha fatto. Seleziona uova, vai aggressivo. Mangiati Ittio, maledetto. Sei aggressivo. Quello di prima era peggio, in realtà, mi pare. Era peggio pure, non se l'è mangiati Ittio. Quindi per farvi capire. Ah, ok, dovevi farlo su Prime Gaming. Ok, ah, ecco, vedi. Non mi ricordo proprio. Ah, grandissimo signor Joke. Grazie mille davvero. Allora, aspetta. Da dove comunque abbiamo i soldi adesso? Sto cavolo. C'è pure il resto della Raptor Squad? Ma dai. Ma solo che voglio provare una cosa. Voglio vedere che succede se io faccio. Che noi abbiamo la possibilità di farlo. Così. E motivo, vabbè, non ci interessa in realtà. Io mettiamolo neutro e vediamo che succede. Forse non ci conviene tentare la fortuna. Tanti soldi ce l'abbiamo comunque. Allora, se gli ho fatto Blue Charlie, facciamo Delta. Yes, facciamoci Delta a sto punto. Questi voi devo mettere poi a riposo a voi. Fino a finire di fare tutto. Delta e Charlie, iniziamo a metterla. No, Echo, scusate, perché? Vero. A proposito, devo andare a controllare Echo dopo. È meglio tu se mi sono subato. Se tu non fossi bravo, non mi sarei subato. E io faccio solo quello che faccio sempre. Allora, aspettiamo un po'. Sì, su tutto. Si può usare ovunque. È una cosa ottima. Infatti ve lo... Non so se lo posso dire live, però ve lo consiglio lo stesso, sto cavolo. Ve lo consiglio. Si chiama Wiimote. Tutto quanto funziona. Allora, oh. Oh no, è scesa la valutazione del parco. Ma adesso perderemo soldi. Che peccato! Che grandissimo peccato! Oh no! Oramai! Ah, vedi? Bravo Delta notturno. Uno buono ne è uscito. Allora, ci devo riposare i scienziatini. Comunque stanno tanti altri trucchetti che puoi fare lì. Però noi non li sfrutteremo. Già abbiamo esagerato. Se poi non mi vedete più su Twitch sapete perché comunque. Perché ho suggerito di sfruttare cose brutte e cattive. Sfruttatele solo sui giochi single player. Ecco, così non rompete agli altri signori che giocano online con voi. Se in realtà penso che funziona solo sui giochi multiplayer. Single player? Perché multi? No, solo single. Ok, allora. Questo perché mi dice che non va bene. I forci. Perché dice aspetta. 99 minuti. Dov'è che non arriva l'energia qui in mezzo? Dov'è che non arriva? Se faccio così e lo metto qua dietro. Posso di questo potrei metterlo, no? Dov'è che non arriva? L'ultima volta sotto la stazione qua, bro. Ah, forse qua non ci arriva. Oh, vabbè, vediamo. Tanti soldi ce l'ho lo stesso, quindi sto cavolo. Allora, vediamo cosa ha fatto in equazione Mosatauro. Vai, rilasciamo in Mosa. Dove c'è pure l'animazione?
Aspetta, aspetta, mo lo rilasciamo Lindo. Ma dovremmo mai usare altri YouTube? Eh? Può essere che l'hanno sfruttato, può essere che l'hanno sfruttato, eh. Perché comunque questa modalità è complicata. Io ci ho messo davvero assai, siamo da troppo tempo per questo, ho detto. Se ti mangi dei chittiosauri mi fa felice, ciao. Quindi per questo l'abbiamo usato, se no non l'avrei mai usato. Ma abbiamo perso il Musa, stavamo in negativo a sto punto, questo ci vuole poco. Raptor, libera via aerea, vai. Yeah. Ok, pure il Lindo è pronto, però voglio rilasciare. Un attimo, Eco. A sto punto ce lo rilasciamo. Non dormire pure gli scienziatini che non si sa mai. No. Ma forse è finita l'energia in generale? Probabile. Dopo andiamo a vedere, aspetta. In realtà non mi interessa, ripeto, perché penso che dopo questo abbiamo finito. Però per curiosità. Ok, ND, avevo ragione, perché non arrivava l'energia a questo. ND. Non è che tante volte era una cazzata del genere che mi ha fatto perdere soldi. Trasporto risorsa in corso. Ah, eccolo, a meno uno negativo, mi stavo per incazzare un attimo, mi stavo. Due negativi. Tre. Pure tu, ti avevo messo prima. Ok, mi sa che devono fissare un po' di cose perché non ha senso che si scazzano così le cose, boh. Se ci arrestano siamo tutti complici, eh? Io ho chiesto il vostro permesso, vedi? La risorsa è stata consegnata. Aspetta, vediamo questo Raptor. Ok, ce ne sta uno sociale, fantastico. Vai Eco. Anche se Eco andava bene che era un po' più aggressiva perché ha senso. Dopo ci rivediamo un attimo perché non ne ho viste come skin. Vedete, aver visto che qualcuno qua non aveva carburante. Vabbè, mi sono sognato. Io adoro sto sound. Tra l'altro, se è lo stesso skin di quello di prima? Sì. No, c'è cioè motivo neutro. Non mi ricordo se quello di prima ce l'avevo neutro. Forse sì. Che bello che sei, però, Musa. Ti mangi un ittiosauro, ti prego. Stanno qua che nutrono tranquilli sti due. Perché adesso state lamentando voi? Ha bisogno di pesce, non mi rompete le borse, ce le avete pesce. Sta qua giù. Però mo ci sta in Musa qui, però ce l'avete pesce, andate via. Anzi, voi non vi cago proprio, fate quello che dovete. State bene. Proprio così voi non mi interessa. Oh no, chi è morto? Rexy? Oh no, come faremo? È morto. Era morto qua! Se non citavamo era morto pure il T-Rex! Era morto pure il T-Rex, mi andava proprio nelle chiappe prima. Porca pazza. Meno male che si storici. Aspetta. 7 e 6 a posto. Guardate, io non lo so. Sto gioco. Anzi, no, sta modalità di via proprio per le chiappe. Vedete? Adesso posso far dormire. Yes. Vedete dove ci sono? Noi si chiamava Sherlock qua. Era qui pure. L'avevo visto prima che avevo caricato. No, ci sta Yusuf qua. Yusuf Dominush. Aspettate. Non è cosa ho calma. Aspetta, perché non ho messo la velocità aumentata? Tanto che ce ne frega a lui. Morto pure un Raptor. Charlie, no! Cerchiamo di fare cose velocemente. Vai Charlie. Ho messo via Charlie e poi blu. Possibile. Molto possibile, si tarda. 5 secondi, vai. Quando passano subito. Allora. No, stai fermo. Chi ti ha detto niente? Simon. Sì, ho capito che devo mettere Lindo. Non ti preoccupare, lo mettiamo, Simon. Sono senza Lindo. Aspetta un attimo. Arriva, signore. Non ti preoccupare, sta là. Solo che devo finire un attimo questi Raptor. E poi abbiamo fatto. Mettiamo, sociale in forma. Vai Charlie in forma. Andiamo tutti quanti, sto cavolo, ti, vai. Ok, libera via aerea. Tieni. Ok, iniziamo a mettere Lindo, va. Ah, no, perché, ok, mi stavo spaventando, ti sto dicendo, ma come non lo posso liberare via aerea? Perché c'era già l'elicottero sopra per il Raptor. Ok, allora arriva la bestia, arriva. Non lo posso vedere l'animazione che esce così perché non posso. Allora, questo lo attiviamo. Conferma, consegna risorse. Yes.
No, stai fermo, stai calmo. Ti devi calmare. Ti devi davvero calmare. Ok, sta arrivando la bestia. Eccola. È magnifico. Ho preso le caratteristiche migliori di varie specie e ottimizzate. Va bene, signore. Ora vivono tutte nell'Indominus Rex. Sì, certo. Possiamo solo immaginare come si sarebbe comportato milioni di anni fa. La genetica nel frattempo liberiamo pure a Charlie 2. Ingegneria scientifica moderna che seguiamo. Solo noi sappiamo fare. Vai! Come solo io so fare. È perfetto. No, ma come? Dai, sta arrivando Lindo, resisti, aspetta, resta troppo. Il gioco del parco di 5 stelle. Ho detto le specie di dinosauro totale. Ce ne occupiamo insieme. Vogliamo far aumentare il numero di visitatori. Pensavo di aver finito, invece non è vero. Bene, ora che ho fatto la mia parte dicendotelo, puoi anche metterti al lavoro. Aspetta, ora ci pensiamo, ci pensiamo. Siamo prima lei. Il segreto del successo? Io no, ma far crescere la valutazione del parco sembra un buon punto di partenza. Vediamo. Le persone pensano che sia stata la scienza a creare i dinosauri. Sbagliato. Sono stati i soldi. Una vagonata di soldi. Sia soldi che scienza. E ora questi dinosauri devono creare altri soldi. Un ritorno. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, Cabot. È il momento di massimizzare i profitti e fare cassa. Mi sa che era. Il bilancio deve essere sempre più in positivo. Chiamala avidità, se vuoi. Io la chiamo natura. Ok, devono essere 12 specie. Dobbiamo far salire il parco a 5 stelle, va bene. Nel frattempo già siamo arrivati a 1500 visitatori. Secondo me Lindo ha fatto il suo lavoro. Yes, indeed. Allora, iniziamo a metterci le cose che ci servono qua. Quindi avranno bisogno di mangiare. Yes. E di bere. Bere, bere, bere. Dove vanno a bere? Loro vanno qui a bere. Yes. Poi penso che hanno bisogno anche di shopping. Dobbiamo tenerli felici i nostri visitatori. Per quanto comunque a perdere soldi non li perdiamo. La valutazione non sale. Facciamola salire questa valutazione. Siamo già a 5 stelle. Bene. Ok, allora. Dobbiamo pure dove mettere altre gabbie. In realtà voglio controllare un attimo Lindo. Voglio controllare un attimo Lindo che combina. Bisogno di foresta. Andiamo qua, ci sta. Sia di qua che di là. Puoi camminare, tranquillo. È bello. Ti mimetizzi, giusto? Dovresti. Ah, che cattivone. Spero che tu non scassi come succedeva nei film. Che tu non scassi le cose qua, le girosfere. I nostri visitatori sono molto felici di vederti. Anche i miei iscritti, in realtà, a quanto pare. Adorate tutti quanti, Lindo. Mi fa piacere. Mi piace abbastanza. Anche se invece di più l'Indoraptor in realtà. Però c'è una gabbia enorme, secondo me è troppo grande per solo uno come te. Però va bene, meglio così. Sì. Allora, vediamo un attimo questi di cosa hanno bisogno, giusto per, anche se va bene così in realtà. Sì, vai, frullati. Acquario. La cabina fotografica. Questo ci farebbe guadagnare tanti soldi. Ok, mo voi di cosa avete bisogno? Questo va bene, acquario, cabina fotografica e cassa della beneficenza. Cassetta? Cassetta, sì, cassetta. Va bene. Ok, perfetto. Invece qua. Qua ci stava già facendo guadagnare tantissimi soldi a caso. No, questo è troppo, però. Vediamo, vediamo, c'è qualcosa. Pita con falafel, ok, acquario, cabina fotografica, perfetto, era già buono così questo, ottimo, ottimo, guarda, questo ci faceva guadagnare un sacco di soldi, ciambelle sono scese, e poi in realtà penso che lo posso pure cancellare perché qua ce l'hanno il cibo, visto cavolo, comunque controlliamo, ok. Non si stanno lamentando parecchio e non hanno da bere. Non ce l'hanno qua le granite, quindi non ci penso nemmeno. Tanto siamo comunque a 5 stelle. Dino piccoli da mettere. Vabbè, su console. Su console mi dispiace, signori, ma niente cheat. Dino piccoli. Ok, va bene. Cosa mi consigliate, vero, signori, come dino da mettere qua?
Tanto solo quello dobbiamo fare. In realtà sto aspettando per il Rex, che ci vuole un po'. Vediamo, quale dinosauro non abbiamo messo? I Para, in realtà non li abbiamo messi. Carno. Vediamo, potremmo cercare qualche Archeo Ornithomimus. Quacco Draco, Rex, Quacco. Pachi, volendo, non sarebbe male. I compi stanno bene con tutti. Vai, andiamo a prendere i compi. Andiamo a prendere i compi e ci li mettiamo insieme all'Indominus Rex, vai. Così, compi stanno in Francia. Oui, oui, indi. No, in Germania queste, sorry. Francia stavano i Celio, mi pare. No, sempre perché, hai ragione, pure in Francia. Vai, vai. Mettiamo la velocità perché tanto va bene così. Direi sì, di mettere i compi o no. Dinosauro morto. Chi è morto? Dimmi che è un ittiosauro, anche se non è un dinosauro, però va bene così. Oh no, i trike. Trike. E allora, i trike li possiamo mettere tranquillamente subito. Allora, signora trike, vediamo a lei. Che lo facciamo fare a questi due. Potevo mettere qualcosa dell'ordine più longevo, effettivamente, adesso. Vabbè, ci pensiamo dopo, nel caso. Allora, penso che questa live la voglio far durare un po' di più, perché voglio finire la sta modalità. Mi ha rotto le balls. Ne ho di farla durare un po' di più. Però poi dopo devo andare a pensare ai guccio. Vi faccio sapere che ti ha fatto una muta il mio gechetto. Se mi seguite, no, se mi seguite, se siete anche su Discord sapete come è fatto il mio geco. Anche su Instagram in realtà, infatti penso che dopo la posto la foto della muta. Allora me ne serve uno. Sociale, vai, posso dire. Vai. Yes. Aspettiamo di sti 3 minuti. Nel frattempo sono arrivati? Sì, che sono arrivati. Ehi, quanti compi? Allora, 4, 4, 3. Ah, ok, non ce la faccio. Ok. Vediamo. Mettere voi a posto. Stazione più veloce. Generalista, vai, ci faccio mettere subito. Bene. Allora, vediamo. Questo manca poco per il T-Rex. C'è un altro po' per il Trike. Devo aspettare per i compi. E dobbiamo aspettare solo. Ok, perfetto, potremmo già fare i compi, ma aspettate un attimo prima. Mostra fossili. Ci faccio pure questo a sto punto. Va bene così. 1 e 2. Tiè. 35 secondi dovreste fare velocemente. Benissimo. Allora. Per console sai perché non ci sta, perché sarebbe complicatissimo da fare. Purtroppo. Perché state combattendo quei Raptor? Moragia interna, addirittura. Chi è stato l'altro? Allora, tu sei Velociraptor, Skin, Echo? Echo? Con chi? Con... Aspetta. Ah, Echo con Charlie e Delta, con Delta, mi pare. Charlie o sei Delta? Delta. Se era con Blue era giusto, era una fight che è successa davvero, eh. Allora, vediamo. Chi mi serve? Chi mi serve? Tutti. Diverti. Stiamo andando verso il... Grazie. Perfetto. Sì, vai. Buono. Allora, sia Trike che T-Rex sono pronti. Liberiamo questo Trike prima. E liberiamo la signorina Rexy 3. O 4 in realtà, più o meno, non mi ricordo quanti ne sono. Vedete che ne ho fatti. Yes. Mo' questo ci dovrebbe mettere poco a farsi. Tra l'altro se braccia così stavano pure in Camp Cretaceous, si vedevano ma non le hanno usate. Oh, resa dei conti giurassiche, è vero, li lasciate tutti quanti insieme, mo'. È vero, ho fatto l'obiettivo senza volerlo. Ha senso, che sta sia Lindo che Rex, che eccetera, eccetera. Sei felice? Sì. E ti mimetizzi un po'? Non saprei, però. Allora, vediamo. Ah, sto già a dubbi. Ah, perché giustamente il T-Rex prima non ci stava. Ok, va bene. Questo ha fatto? Yes, avete fatto subito. Wow. Veloci. Veniamo. Ok. Perché vi dovete rompere le palle? No, sì. Questa cosa l'avevano aggiustata pure, che adesso in teoria hai artiglio spezzato. Voi combattete con le corna avete l'artiglio spezzato, va bene.
che adesso i trike combattono di meno, tutti quanti i raptor, tutti i dinosauri in teoria combattono di meno tra di loro come specie. La cosa buona. Allora, abbiamo detto vogliamo fare i compiti. Assunto, ci facciamo i compiti. Mettiamo un paio insieme all'Indoraptor. Perché l'Indominus? Penso che non se li mangi. Però forse non vuole stare insieme a qualcuno, eh? Speriamo una cosa. Detesta tutto. Ok, scherziamo. Non lo mettiamo con loro. Lo mettiamo insieme a loro. Vediamo se gli va bene. Allora, in teoria, zona forse no. Allora, ho fatto dei compiti, ma non li posso usare. Meno che non faccio un'altra gabbia con altri dinosauri. Comunque devo cercare qualche altro dino simpatico. Ok, quindi vediamo un po'. Centro, centro, centro. Vediamo cosa possiamo fare. Un Dimorphodon, Plesiosauro. È vero, non abbiamo la volira. Se mettessimo la volira. Tanto comunque contano come dinosauri. Tutte parentesi. Ma sì, mettiamo la volira, va, a sto punto. Vediamo cioè, fare i Dimorphodon. Sto cavolo, i compi... Ce li teniamo per un giorno lontano. Mi spiace compi, ma per tutti quanti distrutti. Erano pure tutti quanti fatti, tutti gli uova direttamente. Peccato. Ok, allora. Pa, 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 pa. Devo vedere. Vuoi mettere questa voliera adesso? Volendo la potremmo mettere qua dietro, magari. Ma sì. Anzi, forse non ci conviene avere più spazio, volevo dire. Vediamo a sto punto. Bentornato, signor Joke. A sto punto lo mettiamo qua dietro, la volina, va. Facciamo un poco di cose così. Non troppo grande, perché penso che comunque va bene così. Poi abbiamo bisogno dell'incubatrice che ce la mettiamo proprio dietro. Yes. Poi vediamo come farla dentro. Gallerie panoramiche. No, questa è sbagliata. Dark, questa è l'altra. Dove stanno? Dove stanno? Le devo ricercare. Vabbè, che ci vuole. Giusto, ok. Giusto. Aspetta, ti accontento subito. Pi. Iperpat. Allora, vediamo. Ora colleghiamo questo. Facciamo una cosa un po'. Passi qua? Vediamo. Olè, perfetto. Ok, adesso ci vuole solo l'energia. Abbiamo fatto. Ci sei, metto qua? Qua? E si può legare alla correnda. Perfetto, ok. Attenzione. La voliera! Eh sì, perché ho pensato che non l'avevamo fatta a sto punto. Mettiamo una piccolina, giusto per. Ma sì. Ricerca più veloce. Influenza positiva. E dove sta il generista? Fake. Sintesi più economica, ma non posso farlo. Vai, tutti quanti insieme. Ok, devo farli riposare. Vorrei cercare di concludere la cosa abbastanza velocemente. Perché, ripeto, devo andare a controllare Gecko Aiko che ha fatto la muta. Allora, voi andate a riposare, signori miei. Avete bisogno di riposare? Assolutamente sì. Anche tu, assunto, riposa. Vai, Leonard. Ok. Allora, volevo fare i compiti, però ho visto che non li posso mettere con nessuno in pratica. Missioni principali, no? Vedi, mi dice di aumentare il numero di specie. Quindi, a proposito, sono tornati con i Dimo? Penso di sì. Ok, galleria panoramica, ce l'abbiamo. No, sbagliato, fake. Ah, torno indietro. Dove sta? Eccolo. Fossili. Madonna quanto avete trovato! Porca guazza! Mettici quelli due blu in mezzo, lì. Anzi, no, smettici questo. Poi gli altri li buttiamo così. Pensa positivo. E sintesi più economica, yes. Ok, vai. Uff. Come fate la vostra roba? Io nel frattempo metto questo. Lo devi ancora sbloccare, Dimo? Vabbè, Dimo, ma a me piace e non piace come rettile volante.
un po' scemo. È strano poi da vedere pure, in realtà. Però sì, insieme all'Opteranodon per Jurassic World ha senso, ve lo metti. Una. E due. E poi li colleghiamo così. E poi li colleghiamo alla strada qua. Yes. Poi ci pensiamo. Allora, pensiamo un po' come farli. Come fargli la gabbia. Vai qua. Allora, i Dimorphodon hanno bisogno di sabbia, ovviamente di acqua, ovviamente di pesce. Quindi, prima cosa acqua. Quantità industriale e limiti costruzioni. Ok. Hanno bisogno di cibo, ne mettiamo due a sto punto, perché sto cavolo. Ok, ma hanno bisogno di tanta sabbietta, simpari e carina. Mettiamo tutta la sabbia del mondo. Aspetta, non vedo niente. Ole. Devo rimetterli insieme ai Pteranodon. Ah sì, vediamo un po', facciamo così. Li mettiamo qua, così con un po' di sabbia. Ma volevo rifare un po' di rialzamenti particolari, semmai. Un po' di sabbia in più. Un po' più di qua. Ok. Poi mettiamo un po' di alberi che comunque ci piacciono, gli a noi. Un po' di alberi, un po' dappertutto. Non nell'acqua, possibilmente, ti prego. La cosa mi triggerà amaramente. Yes. Ok, un altro po' di palmine particolari, magari così. Bene. Mettiamo un po' di sassolini simpatici. Che tanto ma si possono poggiare sopra, quindi perfetto se li riempiamo di sassi sta roba. Oh, le mettiamo pure in avanti proprio alla lavoriera, così che, cioè alla lavoriera, alla... come si chiama qua? Alla galleria panoramica, così li possono vedere mentre si appoggiano. Gli affari loro. Yes. Oh. Mettiamone qualcun altro che ci piacciono i tassi. Belle, sta soccante. Un po' più piccolino qua davanti. Ti prego, yes. Ma sono questi qua piccolini si appoggiano? Magari sì. Ok, una cosa tranquilla. Non è troppo esagerata, ci sta. Io ce lo vedo bene con i Maradactylus. Pure sì, non sarebbe male. Maradactylus pure è una bella specie. Anche perché è un riferimento a Steven Spielberg, mi pare. Vediamo, ci abbiamo l'Optera, no? Noi ci abbiamo pure lo Zunga qui. Mara non la posso mettere, purtroppo. Quindi a sto punto mettiamo lo Zunga e ne approfittiamo. Perché appunto è nuovo, a sto punto possiamo fare una cosa del genere. Iniziamo a mettere i Dimo prima. Vediamo un po'. Allora, c'è un po' di modifiche perché non li vogliono longevi. Anzi, vediamo pure di aumentare un po' di più di longevità. Venia scienziati. No, stai fermo, aspetta, stavo dimenticando. Mettiamo un po' di gene random, così facciamo cose... Ok. È tutto quanto random. Vai. Mettiamo uno, due, tre, vai, fate quello che dovete, non vi preoccupate, io posso aspettare. Ok, volevo dire pure come soddisfare i visitatori dopo qua. Yes. Qualche dinosauro che mi sono dimenticato qua dentro? No. Però dobbiamo andare a mettere lo Zunga a fare. Yes, lo so. Allora... China dove? Qua? No, qua. Era in China, eccolo. Gruppo Tengu. Stazione più veloce. Yes. Spedizioni più economiche pure. E generalista, vai. Ok, perfetto. Devo far riposare gli scienziati. Vedi scienziati. Vai, riposate. Uno, due e tre, vai. Che bello che sei, Brian. Allora. Tempesta in arrivo. Yes, apri tutti i rifugi. Anche se, vabbè, io ce l'ho i soldi, ma la valutazione scende lo stesso, ripeto. Ma aspettiamo prima che... Esatto, succede questo. Questa è la base, vai a riparare questo. Già sempre immaginavo. Ma pure quello là, subito si è scazzato, maledizione. Ok. Mi sto per... No. Non si è scazzato? Che indica qua? Vabbè, si è scazzato questo, immagino. E si fuma un po'.
Qual è la tua mappa preferita per questa? Tra queste, Washington, Oregon, Yosemite, Stati Uniti, Nord Occidentale e Canada. Washington è molto interessante. Oregon, bella, molto bello quello dell'Oregon. Dinosauro morto è la mia mappa preferita. No, non è vero. La mia mappa preferita tra queste che hai detto tu, penso sia proprio. Forse Stati Uniti Nord Occidentale. Mi piace che è proprio sopra in cima alle montagne. È bello proprio. Oh no, è morto un trike. Aspetta, minimo di popolazione qual era? 2? Mi ricordo. Mi ricordo proprio. Toh. Allora, sì, yes. Voi siete pronti. 1, 2 e vai. Tutti non gemi, ne mettiamo 3. Vediamo se vi piace la gabbietta. In questione più economica. Non c'era uno un po' più veloce? Non pensavo si vedeva. Vediamo, 55 secondi dobbiamo fare subito. Sì, comunque penso, dicevo, Stati Uniti Nord-Occidentali perché in cima alle montagne è una figata. Bello, 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 bello. Però pure quello del canyon, quello di sud, quindi è bella. Perché è difficile tipo da gestire magari come perché è fatta tutta strana, ma è figa da vedere. Allora, liberiamoli un po'. Diamoli di Morphodon. Bello questo, mi piace. Che colori avete? Sono curioso. Vediamo un cosa sono usciti. Ha bisogno di pesce, non vi preoccupate. Bello, tu sei di fuoco? Figata. Deserto di sonare e motivo neutro. Molto carino, mi piace. Fiume Limpopo e il Calcorana? Calcorana, magari. Cha, dovrebbe essere. Sarà dell'Huasco e... Perché c'è queste cose così complicate da dire, però? Penso che quello che mi piace di più in realtà è questo. È tipo tutto un poco rossaccio. Carino. Dovreste essere felici. Che bello soprassasso. Yes, siete felici. Spazio aperto ce l'avete. Zona va bene. Abbastanza bene. Ok. Perfetto. Colazione 3 a posto. Bene. Ok. Allora, andiamo a vedere Ozunga. Ah, ok. L'abbonamento sul tuo canale Twitch. Guarda, ma non ti preoccupare, Joke, davvero, tranquillo, signor Joke. Non c'è bisogno, io... Anzi, potendo, io potrei fare il buio, regalo. Vediamo un po'. Se mettiamo così. Iniziamo a mandare a prendere altro Zunga, perché mi sa che non ha fatto, giusto? Ce l'abbiamo il Zunga, non ho visto. Ah no, stanno... Ah, stoccaggio pozzi ripieno, sorry, non avevo letto. Mi scusi, non avevo letto proprio. Non si preoccupi, signor Joke, davvero, non deve. L'abbonamento pure che non si paga va più che bene, fidati. Che comunque la differenza per me... No, non lo posso dire queste cose perché sono su Twitch, non lo posso dire. Quanto si guadagna, eccetera. Allora, vediamo un attimo, giusto, non vi ho pensato a voi di cosa avete bisogno. Ovviamente avete bisogno del bagno qua. Sì, perché sta lontano. Bagno, bagno, bagno. Ora mettiamo sto bagno, no questo... Ah, pure questo è il bisogno, sì. Mettiamo qua, sì. Bagno, 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 eccolo. Mettiamolo a fine di tutto, così dovete fare tutta la strada per andare in bagno. Eh sì, questo libro purtroppo dura un mese e lo puoi rinnovare ogni volta, praticamente, tranquillamente. Senza spendere una lira in più. A parte ovviamente pagare l'abbonamento Prime. Quello è di base. Allora, volendo devo mettere quello grande, ma... niente, va bene, medio. Va benissimo, medio. Tanto adesso mettendo giusto perché sennò mi scende la valutazione. Right, ok, mi manca solo questo. E abbiamo finito con le cose, devo solo cambiare un po' le cose. Yes. Bene, no, Stefan! No, perché mi fai queste cose? Stai calmo, Simon. Stai calmo, stai calmo. Ah sì, sono arrivati ma quelli. Lo stoccaggio dovrebbe essere a posto. Non avete carburante, aspetti. Fai pieno, dì. Ok. Proprio non far disperare qualche parente che vuole fare un regalo. Ah, tu dici, giustamente. Però guarda, non ci ho mai pensato. Beh, non è un regalo male, male, male. Chiedere tipo di pagare l'abbonamento a un canale. Interessante. No, fake, non ce la faccio. Vabbè, con questo ce la faccio. Ah, mi mancano un sacco di pezzi ancora, però. Sintesi più economica.
estrazione più veloce. Ok, dì. Fai il tuo lavoro. Ci stiamo mettendo troppo tempo. Allora, dove sono fatte? Grazie mille, signor Juke. A me, ripeto, dispiace che purtroppo hai voluto concludere, ma ripeto, è sempre un più che un addio e un alla prossima, perché davvero per me sei bravo pure tu e c'hai il potenziale per fare quello che faccio io, che dici vedo. Quando facevi le live mi divertivo parecchio pure a farle insieme a te. Infatti volendo qualche volta lo devi pure invitare se ti va. Secondo me sarebbe bello. Allora, vediamo. Acquario. Io sto mettendo un po' di cose a caso in realtà qui. Tanto oramai. Siri fossili. E jukebox. Yes. Ok. Va bene, allora ci organizziamo un po'. Perché non sarebbe male. Sai come sto sempre da solo per i live. Quindi mi sento un po' solo. Quindi la tua compagnia non mi dispiacerebbe per nulla. Allora, cosa mi serve? Cosa mi serve? Scheletri. Altra roba per soddisfare entrambi. Non ci sta. Anzi, non mi serve una cosa per soddisfare. Esatto. Yes. A posto. Questi teoremi mi dovrebbero far guadagnare, ma non lo fanno perché hanno le corna. No, perché le entrate sono poche in realtà. Beh, se ci metto altri rettili volanti qua dentro dovrebbero aumentare, ma tanto non ci interessa. Perché comunque abbiamo... ci sono, li vogliamo. Aspettiamo. Yes, a posto. Ok, no, aspetta. Prima. No, sintesi più economica va bene, anche se non ci interessa estrazione più veloce. Sì, no. Generalista, aumenta di così, questo 23. 29. Vedi, allora sì, questo meglio. Influenza positiva un po' meglio di generalista. Ok. Questo è interessante. Vediamo. Zunga dovrebbe aver finito. Yes. Ok, allora mettiamo lo Zunga qui così lo vediamo un poco. Lo sfruttiamo questo DLC. Oh, 92. Malaticcio aumenta subito tutto. Yes. E un po' di longevo. Ci facciamo. Oh, bravo, può uscire con longevo. Zunga, interessante. Minima popolazione non ho visto. Vediamo un attimo. Aspetta, prima di mettere. Non dovrebbe avere problemi a stare con il Dimorphodon. Basta che non sono troppi. Ok, dobbiamo solo aspettare un po'. Mettiamo questi. Tra l'altro hanno bisogno di rocce e di sabbia. Stanno a posto con i Dimo come ho fatto pure la gabbia in teoria. Forse hanno bisogno un poco più di rocce. Vediamo. Dove sta riposando. Ecco, vedete quando si riposano qua i vigore sale. Non è che lo fanno giusto per. Dimorphodon è strano. Però è simpatico perché c'è una coda bellina e a rombo. Dici il come si chiama? Che meno. Lo Zunga Ripterus. C'ha dei bellissimi colori, quindi sì, effettivamente sono d'accordo. Ah, non ho visto se mi ha messo... Vabbè, fa niente. No, aspetta. Vabbè, non lo posso fare perché devi fare tutto a capo. Vabbè, questi sono tutti quanti Ran e Salar del Wasco. Mi sono dimenticato di mettere random. Ecco. Mi sono proprio dimenticato. Allora, oh, guarda, sono tutti e due qui. E lì. Oh, tu dormi. Che poi, vabbè, sì, è un po' glitchato sempre, ma va bene, tanto fa niente. Peccato che non si muovono per terra i rettili volanti, ma è complicata da fare come cosa, quindi... Va bene, apprezzo quello che hanno fatto con i rettili volanti. In confronto ai marini è molto meglio, sinceramente. I marini non ci puoi mettere niente qua dentro. No, qua stanno tutti quanti tranquilli. Tranne loro perché non lo so. Ma finché sono loro non me ne frega niente. Ah, era loro il problema, vedete? Malattia contratta. No, questo è un altro. Vai, veterinari, andate! Medica, cosa c'hai? C'erano sempre la criptosporidiosi questi qua, ogni tanto gli viene. Allora, vediamo, questo è fatto. Libera dinosauri, vediamoli mentre corrono. Oh, abbiamo finito. Mamma mia, ok. Ah, non ne sono orgoglioso perché abbiamo finito cittando, ma sto cavolo. Siete su, non è vero. Non è vero, siete tre. Non è vero, siete tre. Appunto. Ok, dovresti stare a posto, convivenza va bene.
Pesce se ne avete due, sabbia a posto, roccia va bene e acqua a posto, perfetto. Bello però che sei. Pure un bessuno fa un poco di click con il becco, se sentite. Ecco qua. Mo' si sente un pochettino. E poi ho notato che tendono di più a sedersi qua sopra ai sassi adesso, piuttosto che là sopra. La cosa particolare loro è queste gambune enormi, sono fantastiche. Prima quando sta seduto. Fa sembrare un po' un uomo, però. Ecco qua. Mamma mia, è finita. Mamma mia. Vediamo se dicono qualcosa e faccio l'ultima. No. Ecco, questa è una cosa che invece mi fa molto tristezza. Non dicono niente. Finisci la parte qua della missione e tutto quanto. Niente. Ok, finito, bravo, te ne puoi andare. Triste. Peccato. Aspetta, vediamo com'è questa voliera prima di andarcene. Potevo impegnarmi di più, ma non è male. È una voliera base. Va bene, signori. Ah, mamma mia, è vero, proprio preciso, Nat di giù. Aspetta, vediamo un attimo prima tutti i dinosauri e poi ce ne andiamo. Perché voglio fare tutto pulito e tranquillo. In caso in cui volessi ritornare per qualche strano motivo. Ah, sta proprio davanti alla gabbia dei raptor. Tornate indietro perché tanto. No, aspetta, questa. Dove ho messo l'ingresso? È laggiù. Vabbè, vai, gira, gira. Gira, gira. Dove sta Limone? Aspetta, voglio salutarlo per un'ultima volta. Ciao, Limone! Ciao! E questo poi l'ho messo, se non sbaglio, off camera. Non l'avevo messo insieme a voi, in realtà. È finita, Beppe! Chi è, tra l'altro, che c'è la cripto sporidosi qua? Delta, sempre tu! Sempre tu sei! Non lo so. Tra l'altro, però, non ho visto più le skin loro. Un attimo. Oh, sei pieno di graffi. Poi già di base, se non sbaglio, c'ha un graffetto sul muso. Questo. Non si nota però tantissimo. Ah no, eccolo! Eccolo, è questo. La skin in base esce già con la cicatrice sul muso. Perché ha senso, dato che ha combattuto con Blue per la dominanza. E si è beccata questa bella cicatrice. E in teoria, in confronto agli altri Raptor, dovrebbe avere la bocca anche un po' più aperta. Ma non so se è così. Controlliamo. Sì, magari con un altro Raptor che non è in mezzo. Ok, ecco. Proprio con Blue. Però vabbè, tu c'hai la bocca aperta. Tra l'altro blu qua l'hanno fatta più scura del solito. Nel film è più chiaro, mi sbaglio. Mi sembra molto più scura, sembra più quella di Camp Cretaceous. Comunque un bel modello. Bello blu. Limon Legends never die! Guarda pure quante altre cicatrici che c'hai, tra l'altro, tu, caro Echo. Allora, vediamo. È vero, potevo metterli con voi i compi. Mi sono dimenticato, vabbè. Fa niente. Fa niente. C'hai una cicatrice che in realtà ne sono 300. Questa è una cosa particolare. Boh. Non ho capito se tipo si accumula. Devo provare ancora meglio con le cicatrici. Più o meno l'abbiamo visto il sistema, ma è più particolare. Ok, allora facciamo un attimo sto raptor velocemente. E poi basta. Vi saluto. Ok, salviamo. Uff. Mamma mia, finalmente è finita. La prossima volta ce ne andremo sulla teoria del caos di FK. Ma che in teoria è più facile. Torniamo un attimo al menu principale. Anzi no, aspetta, facciamo così. È noiosa? Vabbè, allora facciamo subito subito e semmai ci spostiamo, perché so che è abbastanza breve, no? Non è lunghissima. Ci spostiamo semmai poi in modalità sandbox. Non lo facciamo subito, penso che domani ci dedichiamo a Pokémon Unite, sembra, perché è sabato, quindi più o meno stavo pensando. Io lo volevo fare martedì, però poi sono successe un po' di cose di stomaco e quindi no. Sì, è cortissima. Allora, invece, facciamo quella e un po' di sandbox, sembra, iniziamo a fare qualche parco. Devo pensare un po' che parco fare, però. Pensavo di sfruttare le nuove strutture della campagna che hanno messo e sembra di fare un parco solo con quelle strutture. Che ho combinato, vabbè. Ah, sì, casi. Io ti consiglio la mappa della campagna. Non vorrei iniziare con la Pennsylvania. Potremmo farlo nel deserto, che sarebbe interessante, però un po' noioso magari il deserto. Una bella mappa grande, sì. Quella di, come si chiama? Del Washington mi sembra piccolina. Perché non hanno messo la parte sopra, non mi sbaglio. Quando abbiamo visto prima tu non c'eri. Però
prima di iniziare abbiamo visto un po' le mappe piatte. Abbiamo fatto vedere solo quella di Washington in realtà. E quella di Washington c'aveva solo la parte, quella sotto a tutta a valle. Poi non so se perché giustamente adesso è appiattita solo quello, oppure se quando è normale sta pure la parte sopra. Non lo so, devo controllare. Dopo vado a controllare, ma penso che solo la parte sotto hanno messo. Comunque è abbastanza grande, non è piccolissima. Però è un po' più piccola delle altre. Quindi penso che quella più grande è quella della California, dovrebbe essere, sì. Dovrebbe essere quello dello Yosemite. Sì, l'avevo visto oggi per conto mio. Ma solo quando è appiattito, oppure dimmi tu se hai visto quando era appiattito diciamo, in sandbox. Oppure se è tutto quanto anche normale, insomma. Cioè, se quando è normale si vede sia la parte sotto che la parte sopra, oppure no. Dimmi un po' perché così non controllo. Vabbè, tanto comunque vado a vedere un po' le mappe, perché non le ho viste tutte, come hanno messo. Però comunque restano le più grandi fino a mo', eh. Che bello! Il mio mini feed qua sotto che voi non vedete, si è aggiornato e sta scritto Joke the Fox si è iscritto a Prime. Bene, bene, molto bene. Tra l'altro, signori, sento un bello odore di cibo perché tra poco devo mangiare. Sì, infatti, per me è orario di cena. Orario di cena. Questa live la carico anche su YouTube, quindi nel caso. Io sinceramente ho visto la mappa diversa da come la ricordavo. Allora, quindi può essere che hanno messo solo la parte sotto. Vabbè, nel caso controllo comunque dopo. Sì, penso che qualcosa l'hanno cambiato un po'. Perché giustamente, forse farlo tutto quanto strano, enorme, con qualcosa lungo al centro. Hanno detto, vabbè, a questo punto diremo solo la parte centrale. E comunque ripeto, resta grande. Queste sono mappe bellissime. Io sono davvero contento che abbiano fatto questo update con queste mappe. Vogliono fixare un paio di cose, però. Per esempio, l'Optera non sempre fanno versi e non ho capito perché. Poi hanno aggiustato il Raptor Jurassic Park 3. Solo appunto che hanno tolto sia le piume alla femmina che non ce l'ha di base, sia al maschio. Quindi hanno fatto comunque un casino. Fammi capire, non so perché. A un certo punto hanno tolto tutto quanto. Secondo me i due modelli sono collegati in qualche modo perché non ha senso che levi le cose a uno e pure l'altro si leva. Boh. Che ricordo che c'era una parte. Esatto, bravo, il corridoio è la parte di sopra dovrebbe essere, che tu scendi con la macchina e vai a valle. Boh, allora si vede che l'hanno tolta perché, ripeto, secondo me il fatto che ci stava il corridoio lungo avranno detto, ma tanto sopra era piccolino. Però è una bella mappa, è una bella mappa. E anche io ho notato che hanno levato le piume al maschio. E non ha se a suo punto era meglio prima. Perché è bello vedere con le piume qualcosa finalmente nel franchise. Vabbè, sono gli ibridi che ce l'hanno, ma vabbè. Il primo che aveva le protopiume era appunto quello alla fine. Poi ancora non so perché non hanno messo i Dimorphodon con le piume. Magari perché, vabbè, era un po' complicato animare. Immagino con tutto il fatto del volo, eccetera. Però chissà, boh, in futuro potrebbero mettere tipo, vabbè, la penso che è difficile. Però con i DLC di Dominion dovrebbero uscire comunque dei dinosauri piumati. Bisogna vedere come va, prima cosa il film, in che direzione va con le piume. E poi vedere se Jurassic World Evolution 2 li segue oppure no. Quanto pare non l'hanno seguiti per ora. Io spero solo appunto che aggiustino sto fatto del maschio di Jurassic Park 3 dei Raptor, perché davvero mi triggera parecchio. E tu metti Raptor di Jurassic Park 3 senza piume. Insomma, no cazzo. Vabbè. Volevo fare un video pure che tipo, vabbè, no. Non ve lo dico, semmai lo carico. Semmai lo carico, è un video scemo che volevo fare, però riguardava proprio questo, tra l'altro. Vediamo un po'. Non mo magari, forse più tardi uscirà. Come video dei Ranger che giravano. A me di sera vengono ste cose sceme. Dice tutto vado a testare le cose e mi liccio. Dico, oh cavolo, vai subito. Edita il video, fai un video e mettici sta canzone scema sotto. Questa è la mia creatività. Uno spoiler, uno spoiler. No, no, no. Sì, era una cazzata con quello che volevo fare. Già ve lo dico, era una cazzata. Va bene, signori, sono fatte le 7:30 di tutto questo, quindi abbiamo aumentato di mezz'ora questa live. Infatti sono 2:30 e siamo in live, in pratica. Ebbene, signori, io che dire. Abbiamo un po' cheatato, ma ci voleva secondo me perché davvero, davvero stiamo da troppo tempo. Non so quante live stiamo su questa mappa, basta. Adesso facciamo direttamente la modalità dell'ultima modalità della teoria del caos che durerà pochissimo, immagino. E poi ci spostiamo semmai su sandbox, vediamo un po' di cose. Scusa, non vengo spesso in live, ma ho una botta di cose che devo fare per scuola, eccetera. Non ti preoccupare, lo so, già mi hai spiegato un po' come stai messo. Non ti preoccupare, io tanto sono qui. Poi
Poi nel caso in cui ti perdere live, la maggior parte delle volte la carico su YouTube. Infatti questa penso che dopo la vado a caricare. Bene, bene. Signori, non lo diciamo a nessuno, no. Non è che sta su Twitch che me la vado a caricare su YouTube. Vabbè, nel caso io dico la collaborazione ci stava. La gente in live ha detto sì. Vai, dici no alla gente che ti chiede le cose. No, no, non si può, non si può. Bene, dai, signori, vi saluto. Vado a controllare il mio gecko Echo. E niente, signori, ci vediamo domani con Pokémon Unite. Yes! Ci facciamo questa bella partita di Pokémon Unite insieme a voi, se ci siete. E basta, signori. È stato un piacere. Buon appetito. Ciao, alla prossima!